Terme, i centri termali tra i più frequentati d'Europa. Questa è una terra di arte e cultura, una terra ospitale, piacevole e rilassante. Salso Maggiore e Tabiano Terme, una vacanza di salute, benessere e relax. Buonasera, ben arrivati nel mondo di Miss Italia, edizione numero 66, un'edizione straordinaria, in diretta dal palazzetto dello sport di Salso Maggiore Terme. Eccoci insieme alle 101 finaliste, una più bella dell'altra, ma soltanto una sarà Miss Italia 2005. Belle, belle, belle. Per ora abbiamo vissuto tre serate straordinarie, devo dire grazie al pubblico di Rai 1 che anche ieri ci ha seguito con un affetto straordinario. Al di là di ogni aspettativa, grazie a voi, e devo dire che se questa edizione è andata particolarmente bene, soprattutto nelle prime due serate, che erano forse quelle più difficili da far arrivare agli amici a casa con questa novità delle sfide, dobbiamo dire soltanto grazie a loro, a queste 101 protagoniste, con la loro spontaneità, la loro vetà, i loro errori, le loro piccole gaffe, la loro sicurezza. Bene, grazie a voi abbiamo ottenuto questo risultato, grazie. E sono particolarmente contenti il patron Enzo Mirigliani e Patrizia Mirigliani, eccoli. Venite qua. Vieni. Come siamo eleganti, come si aspetta. Voglio scendere con voi, mi date questo onore? Prego, prego. Enzo e Patrizia Mirigliani. Un ragazzino. Eccoli qua. Devo dire tutti e due particolarmente soddisfatti, tante erano iniziative nuove quest'anno, dalla mostra delle corone alla mostra da Dino Villani alla Miss Italia di Enzo Mirigliani e poi questa gara, questa novità assoluta delle sfide. È andato tutto molto bene, grazie anche a una straordinaria giuria tecnica. Andiamo da loro e salutiamo Cristian Filangeri, componente della giuria tecnica, Paolo Crepè e poi Fioretta Mari, deliziosa come non mai, Stefano Reali, grande regista, Robin, queste sono, avete già visto, Luisa Corna e Massimo Gilletti, poi ne parleremo. Dicevo Robin che, come sempre, oltre ad essere in giuria tecnica, ha curato il make-up delle ragazze, e la straordinaria Silvana Giacobini. I saluti continuano per Pasqualino Piunti, che è il vice sindaco di San Benedetto del Tronto, San Benedetto che anche quest'anno ha ospitato le prefinali nazionali, buonasera, e dobbiamo salutare necessariamente un po' il padrone di casa, il sindaco di Salso Maggiore, il dottor Giuseppe Franchi, buonasera, ciao sindaco. Uno dei miei quattro amici delle prime sere torna, il mitico Enrico Brignano. Ciao. Sei tornato. E come potevo. A casa non avevo niente non da fare. E non ce la faccio più questa cosa qua. Fammi andare a vedere delle belle figlie. Mentre preparo il Sistina, sì. Sai che faccio? Qualche ispirazione. Questa sera ce ne saranno delle belle, come dice mio nonno. Sicuramente 101, sicuro, anzi sicuro. Anche di più. Ad esempio Luisa Corna e Massimo Giletti, pronti per la vostra Domenica In. C'è una sorpresa che riguarda proprio Domenica In, è una novità che riguarda una delle nostre ragazze, ma lo dirò
tra poco. Intanto permettetemi di introdurre anche, doverosamente, per una straordinaria giuria tecnica, un presidente straordinario, un artista, come ho detto più volte, con la A maiuscola, e un vicepresidente altrettanto straordinario, regista e coreografo, ovvero Gianni Brezza e Loretta Goggi. Lo voglio fare anch'io, aspetta. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, siamo alla serata finale. Siamo alla serata finale. Questa giuria tecnica ha lavorato benissimo, adesso ha il compito di, tra poco, tra qualche istante, dire sì, 10 nomi infatti, di quelle da ripescare. Le ragazze ripescate. Volevo solo dire anche a nome di Rita Levi Montalcini. Sì. Praticamente con questa presidenza di giuria io ho preso altri 10 anni, sembra incredibile alla mia età. Loretta Goggi, Gianni Brezza, grazie. E a Loretta un grazie particolare perché poche volte un presidente di giuria si è così legato al concorso e ha vissuto le varie fasi con amore, con attenzione, con l'emozione della gara. Oh, avete visto in prima fila qua, sempre più raggiante, il direttore Fabrizio Del Noce, il direttore di Rai 1, che ha visto una Rai 1 partire alla grande. Anche ieri sera abbiamo fatto un bel risultato. Ottimo, e stasera pensiamo di fare un ascolto record. Mettiamoci, stai attento alle imitazioni, eh? Stai attento alle imitazioni di Loretta alle spalle. Già le spalle me le devo guardare abbastanza, anche così è un po' troppo. Allora, giuria dello spettacolo stasera, formata da una straordinaria Vanessa Incontrada. Ben arrivata. Ragazzi, buonasera. Sei contenta? Molto. Però qua siamo non in Spagna, siamo a visitare. Lo so. Quindi mi raccomando, guardale con l'occhio italiano che c'è in te. Sarà fatto. Va bene? Grazie. Buon lavoro. Giuria formata da Gabriel Garco. Ben arrivato. Anche quest'anno con noi Gabriel, mi raccomando. Come va? Molto bene, tu? Anch'io. Complimenti per il look. Grazie. C'è chi può e chi non può, ovviamente. Che sta interpretando un personaggio in un film che sto girando molto scuro, per cui stasera avevo voglia di essere chiaro. Va bene, allora non essere scuro stasera, chiaro e solare per queste straordinarie ragazze. Ok, in bocca al lupo. Buon lavoro. E ancora personaggio molto particolare, Raffaello Tonon. Guarda che look! È arrivato. Che cosa dire? Qual è il suo pensiero per queste 101 ragazze? Ma io mi auguro che queste Miss siano tanto belle esteriormente quanto intelligenti, cioè domani mattina la vincitrice continui a leggere i quotidiani. Stia, questo è il mio augurio. Che è così. Stia tranquillo. Ciò mi conforta. Ha visto Conti, che quest'anno si è letto anche Goethe. Bene, sono molto contento. Che la cultura vada parallela alla bellezza, così abbiamo il non plus ultra. La ringrazio molto. Guarda, grazie. E poi un'altra straordinaria presenza femminile, Ilaria D'Amico.
eccola qua. La professionalità e la bellezza in un'unica persona, Ilaria D'Amico, eccola. Troppo buono. Ma figurati. Sei pronta? Io non lo so tu come faccia, a me tremavano le gambe per tutte loro, per te, per tutti voi. No, io sono tranquillo. E anche loro per la scala, meno. Devo loro dire. Un po' meno. Sì. Sei pronta? Io sono prontissima. I risultati stasera però li darò io, non tu. Va bene? Per una volta te lo cedo. Guarda. Grazie. Ilaria D'Amico, buon lavoro. C'è anche un direttore in giuria, eh? Un direttore, Emilio Fede. Direttore, sono qua. L'ho visto già distratto. L'ho visto già distratto. Il rimani qui. Direttore Emilio Fede, devo dire che ha sempre avuto un occhio di riguardo al concorso, tant'è che in qualche modo hai contribuito a lanciare anche Eleonora Pedron nel firmamento dello spettacolo italiano. E non la riesco più a riacchiappare. Realmente nel firmamento. E poi l'ho volata via. Vabbè. Sì. Grazie, buon lavoro, direttore. Grazie. Là, nel tuo posto. E poi ancora giuria composta da un'altra meravigliosa attrice, Anna Falchi! Eccola qua! Anna Falchi a Miss Italia 2005! Me l'è arrivata Anna, come va? Benissimo, grazie, buonasera a tutti, sono tornata. Sei tornata? Dopo 16 anni sono di nuovo qui. E sei sempre la stessa? Beh, insomma, un po' invecchiata, sinceramente, oh, però... Ma che. Senti, dai un consiglio a questa ragazza, al volo, così di getto, ta. Ma io vedo che sono preparatissime, grintosissime, sfilano che è una meraviglia, vedo delle pantere più che altre, anche ragazze così giovani, molto simpatiche, preparate e vinca la migliore. La più bella e la più Basta, simpatica. Grazie. Buon lavoro, Anna. E quest'anno, c'è un presidente della giuria unico. Miss Italia ha sempre avuto dei presidenti straordinari. Pensate a Sofia Loren, Alberto Sordi, Alain Delon, tanti, tanti nomi, Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, chi più ne ha più ne metta. Attori e attrici soprattutto nazionali. Quest'anno, per la prima volta, c'è un grande divo di Hollywood a presiedere la giuria di Miss Italia. Lui. È proprio lui, il mio vecchio amico d'infanzia. Cosa? Fatto io quando gli rubavano le merendine a lui, io gliele riprendevo. Che lui era secco così e mingherlino. Signori, Bruce Willis! Come stai? Stai bene. Bruce Willis! Miss Italia 2005! How are you? It's a nice crowd. Looking crowd. Bella gente. Come stai? Stai bene. Tutto a posto? Yes. Sei tranquillo? Molto tranquillo. È la prima volta che tu fai il presidente di un concorso di bellezza. Yes. Sì, la primissima volta e sono emozionatissimo, entusiasta. Ti ricordi quando da piccoli giocavamo insieme? Yes. We used to go fishing together. Beh, andavamo a pesca insieme. Hai visto? Lui era, ecco, guarda.
Ecco, questo è l'esempio. Andavamo all'asilo insieme. Andavamo all'asilo insieme, giocavamo insieme, scherzavamo insieme. E così è nata la nostra amicizia. Poi per un po' di anni non ci siamo frequentati e quest'anno ha deciso di venire qua. Grazie di essere con noi. Come deve essere? Ecco, questo. Vedete, queste sono le prove. Oh, noi siamo stati a pescare insieme. Sì, qui è quando andavamo a pesca, bravo. Senti, come, con quale occhio seguirai e voterai queste ragazze? No, basta così, ora se no si capisce che stiamo esagerando. Basta così, grazie. Dicevo, con quale occhio, attento e particolare guarderai le nostre ragazze? Molto severo? Molto severo. I'm gonna take this very seriously tonight. Sì, lo prenderò molto seriamente stasera. Spero che lo farei anche tu. Certo. Sei pronto per andare in giuria? Please. Ti accompagno. Grazie. Signori, ecco Bruce Willis che raggiunge gli altri componenti di una giuria sensazionale, come avete visto. Bene, mi sembra che sia quasi tutto pronto. Loretta, hai la busta con il primo verdetto, eccolo qua. Qui ci sono i nomi delle 10 ragazze che sono ripescate, perché nelle prime 3 serate, in un modo o nell'altro, sono andate via ben 71 ragazze. Di queste 71, 10 saranno ripescate e riammesse alla gara. L'apriremo tra pochissimo questa busta. Una pausa pubblicitaria breve, breve, breve e poi i nomi delle 10 che si aggiungeranno alle 30 già in gara e così daremo ufficialmente il via alla nostra gara formata da 40 ragazze e una di loro sarà Miss Italia 2005. Tra pochissimo ancora insieme in diretta da Salso Maggiore. In diretta dal Palazzetto dello Sport di Salso Maggiore Terme torniamo per il prosieguo della nostra 66esima edizione del concorso di Miss Italia. Questa sera una delle 101 protagoniste diventerà Miss Italia 2005 e prenderà il posto di Cristina Chiabotto. Ma qua, in questa busta, c'è il verdetto, uno dei verdetti attesi, perché nel corso delle 3 serate, come vi ho detto, 71 ragazze sono state eliminate per ora dalla nostra gara. La nostra giuria tecnica riammette 10 di loro. Apro la busta e chiamo le 10 ragazze riammesse alla gara. Torna in gara la numero 88, Francesca Fioretti. Francesca rientra in gara insieme alle altre, grazie, puoi andare. Rientra in gara la numero 19, Francesca Muscio. Grazie. Riammessa alla gara dalla nostra giuria tecnica, la numero 93, Laura Betto. Ecco Laura che viene riammessa alla gara. Grazie. Riammessa alla gara anche la numero 64, Valeria Cappelletto. Ecco Valeria raggiante, Valeria Cappelletto che viene riammessa alla gara.
Grazie Valeria. Riammessa alla gara anche la numero 006, Fabia Breda. Grazie Fabio. Riammessa alla gara la numero 97, Angela Esposito. Ecco Angela. Riammessa anche la numero 008, Valentina Mezzetti. E siamo a 7 con lei. Altre 3 ragazze devono essere recuperate dal gruppo. Grazie a Valentina. Riammessa alla gara la numero 85, Federica Carnassale. Ecco Federica. Grazie. Due ragazze ancora devono essere riammesse. La numero 65, Pamela Camassa. Anche Pamela riammessa alla gara. Questa è Pamela, riammessa alla gara. Grazie. Una. Devo ancora richiamare solo una di voi. Rientra in gara la numero, lo dico? 0. Vai. 32, Giorgia De Cecchis. Zero 32, Giorgia, anche lei riammessa alla gara. Grazie. E adesso vi chiederò quello che è forse uno degli applausi più grandi di tutta la serata. A loro, che non hanno più speranza di essere riammessi alla gara, che hanno girato in lungo e largo la nostra penisola e le regioni per tentare di arrivare a questa finale, ed è la prima volta che la giuria tecnica si alza in piedi a salutare le eliminate. Ed è giusto così, perché queste ragazze ci hanno messo il cuore, l'anima, l'impegno. Qualcuno di loro non ha dormito per questo momento, non avrebbero mai voluto vivere. Però questo applauso e questa standing ovation che vi hanno fatto gli amici della giuria deve rimanere nel vostro cuore, deve farvi capire che comunque avete tra i 17, 18, 20 anni e che sì, si può chiudere una porta, quella di Miss Italia, ma si apriranno dei portoni giganteschi che sono i portoni della vostra vita. In bocca al lupo! La gara continua, perché devo salutare anche, tra l'altro, altri amici che sono in giuria o che ci sono venuti a trovare. Tra questi saluto Giulia Arci, direttore di Ragazza Moderna, che è con noi. Umberto Brindani, direttore di Chi, del settimanale Chi. E poi gli sponsor
che da sempre sono con noi, come ad esempio Cotonella, che ha festeggiato i 10 anni insieme a Miss Italia, se non ricordo, rappresentata da Maurizio Zannier. Buonasera. Poi il dottor Sergio Cielo per Miluna, la dottoressa Grazia Portioli per Bella, Andrea Consonato per AZ, Alfredo De Filippi per Agos e poi ancora Fabio Rimassa per 3. Anche Sash da 10 anni è con Miss Italia, rappresentata Sash da Massimo Belluomini, Armando Molteni per Deborah, per Refec il dottor Emilio Bellù, per Bioethic Dori Dagnino, per Rocchetta Maurizio Ciriminna, Alfons Alber per Mila, Cleto Sacripanti per Lea Foscati Calzature. E poi voglio anche salutare il direttore di oggi Pino Belleri e il direttore di Gente Pino Aprile. Grazie di essere con noi e grazie a tutti i giornalisti che ovviamente questi giorni stanno seguendo con particolare attenzione, come sempre del resto del concorso di Miss Italia. E come posso non salutare coloro che hanno il compito di sottolineare il regolare funzionamento del concorso, l'avvocato Claudio Santini e l'avvocato Enzo La Rocca. Nonché, ecco l'avvocato Santini, ecco Enzo e poi accanto ad Enzo quello che io ormai ho definito il motore di Miss Italia, Lauro Micheli. Grazie per tutto lo straordinario lavoro che avete svolto anche quest'anno. Dai, entriamo nel vivo. Voi da casa non volete votare, volete vedere le 40 finaliste? E allora ve le presento, partendo dalla prima. Siete pronti? Via, dai, su. In gara, la numero 001, Miss Val d'Aosta. Si chiama Joelle Rigolet, ha 18 anni, vive a Sarre, Aosta è diplomata al liceo scientifico. Applauso. Queste sono le ragazze in gara, quindi prendete nota perché tra un po' partirà il televoto e anche i nostri amici della giuria dovranno votare. Numero 002, Miss Piemonte ed Elfa Chiara Masciotta, ha 21 anni, vive a Torino e studia giurisprudenza. La numero 003 è Miss Lombardia, Valentina Avanzi, ha 18 anni, vive a Cremona, studia scienze sociali. In gara ancora la 005, Miss Friuli Venezia Giulia, Serena Modanese, 17 anni, vive a Pasiano di Pordenone e studia ragioneria. E stasera tra l'altro dei bikini particolarmente preziosi. Sono diamanti? Forse. Oh. 006, Fabia Breda. Miss Veneto, 17 anni, vive a Padova, frequenta il liceo scientifico. In gara anche 008, Miss Emilia, Valentina Mezzetti, 19 anni, vive a Bologna, è diplomata in lingue. Zero 010, Miss Toscana, Desiree Noferini, 18 anni. Vive a Bagnaripoli, Firenze, fa l'Accademia delle Belle Arti. Zero 012, Jessica Vanni, Miss Marche. Vive a Pian di Meleto, Pesaro Urbino, è perito turistico. Zero
014, Miss Lazio, Silvia Sera, 18 anni, vive a Colleferro, Roma, studia, fa il liceo scientifico. Zero 15, Claudia De Luca, Miss Campania, 23 anni, vive a Pomigliano d'Arco, Napoli, è iscritta a giurisprudenza. La numero 018 è Miss Calabria, eccola. Anna Prete, 18 anni, vive a Sellia Marina, Catanzaro, frequenta il liceo linguistico. In gara 019, Miss Basilicata, Francesca Muscio, 18 anni, vive a Lavello, Potenza, frequenta la quinta ragioneria. Si va avanti con la numero 021. Miss Sardegna, Gloria Zoboli, lei ha 19 anni, vive a Carbonia, Carbonia Iglesias, e studia ragioneria. Zero 22, Miss Milano, Vera Sant'Agata, 18 anni, vive a Muggio, Milano, frequenta il quinto anno dell'Istituto per Geometri. Zero 23, Miss Roma, Alessandra Murri, 25 anni, vive a Roma, ha il diploma di ragioneria. Per le Miss Rocchetta Bellezza, ancora in gara la 030, dall'Emilia, Eugenia Muzzi. Ha 19 anni, vive a Budrio, Bologna, ed è iscritta alla facoltà di Agraria. La numero, Bruce Willis segue con particolare attenzione, 032, dall'Umbria, è Giorgia De Cecchis, ha 18 anni, vive all'Aquila, frequenta il quinto liceo scientifico. Zero 35, Puglia, dalla Puglia, arriva Valeria Lombardi, ha 18 anni, vive a Bitritto, Bari, ed è iscritta a giurisprudenza. Zero 36, dalla Sicilia, Matilde Siracusano, 20 anni, vive a Messina. Lei frequenta la facoltà di Scienze Politiche. Eccola. Andiamo con le Miss Sash Modella Domani. 044, dall'Umbria, Serena Ministro, 22 anni, vive a Terni e frequenta la facoltà di Scienze della Formazione Primaria. Zero 46, Denise Maria Di Matteo, dall'Abruzzo, 18 anni, vive ad Avezzano, L'Aquila, frequenta la facoltà di architettura. Miss Bella, per le Miss Bella, dalla Puglia, 059, Francesca Giaccari, chissà se stasera l'ho detto bene, 18 anni, vive a Specchi, a Lecce, e frequenta l'Istituto d'Arte.
Dalla Sicilia, 060, Anna Munafò, 19 anni, vive a Milazzo, Messina, frequenta la facoltà di chimica. Questa presentazione è importantissima proprio perché è la prima, alla Francesca Chillemi che ricorda la, 2 anni fa la sua proclamazione. 064, dal Friuli Venezia Giulia per le Miss Bioethic, Valeria Cappelletto, 20 anni, vive a Casale sul Sile, Treviso, studia scienze motorie. Dalla Toscana, 065, Pamela Camassa, 21 anni, vive a Prato, ha il diploma di ragioneria. Ancora, dall'Umbria, con il numero 066, Claudia Fiorentini, ha 18 anni, vive però a Civitavecchia e studia giurisprudenza. Ancora, in gara, 067, dalle Marche, Monica Riva, 20 anni, vive ad Ascoli Piceno, è iscritta alla facoltà di economia e gestione d'impresa. Completa il gruppo anche la 069, dalla Calabria, Ida Miceli, 19 anni, vive ad Amantea, Cosenza, studia lingue all'università. Per le Miss Deborah, con il numero 073, dal Veneto, Giuliana Adami, oggi, proprio oggi compie 20 anni, vive a Colognola, ai Colli, Verona e lavora come parrucchiera. Auguri. Dalla Campania 078, Sara Crisci, 17 anni, vive a Napoli, fa il liceo linguistico. Siamo le Miss Moda Mare Laura Blu, dall'Abruzzo con lo 085, Federica Carnassale, 19 anni, vive a San Buceto, Chieti, studia al liceo tecnico. Mentre la numero 087 viene dalla Campania, è Eleonora Lucarelli, 18 anni, vive a Cardito, Napoli, è iscritta alla facoltà di logopedia. Ancora le ultime ragazze in gara, come la numero 088 dalla Basilicata, Francesca Fioretti, 20 anni, vive a Chiaiano, Napoli, è iscritta alla facoltà di economia aziendale. La numero 089 viene dalla Sicilia, è Susanna Cangemi, ha 20 anni, vive a Palermo, studia alla facoltà di scienze del turismo. Numero 090 dalla Sardegna, Francesca De Logu, 19 anni, vive a Nuoro, è iscritta alla facoltà di giurisprudenza. Ecco i giurati che commentano, tra un po' dovranno votare. Per le Miss 3, dal Veneto, con il numero 093, c'è Laura Betto, 21 anni, vive ad Arsego, provincia di Padova, studia scienze politiche.
097 dalla Campania, Angela Esposito, 17 anni, vive a Napoli, studia fotografia. Le ultime tre ragazze in gara sono la 098 dalla Puglia, Angelica Gianfrate, 24 anni, vive a Locorotondo, Bari, lei lavora come fotomodella. Mentre la numero 100 arriva dalla Sardegna, si chiama Eleonora Boi, ha 19 anni e vive a Capoterra, Cagliari, è iscritta a Scienze Politiche. E per concludere il gruppo, la 40esima ragazza in gara ha il numero 101, è la prima Miss dell'anno, Miss 2005, Marilena Incutti, 20 anni, vive a Altomonte, Cosenza, è iscritta alla facoltà di psicologia criminale. L'applauso alle nostre 40 protagoniste in gara. Via il televoto subito. 16477, poi il numero della Miss che avete intenzione di votare. Ricordate, 16477, poi aspettate le indicazioni dell'operatore, poi digitate il numero con tre cifre della Miss che vi piace di più, quella che volete votare. Ho tra l'altro in palio, tra tutti coloro che chiameranno, saranno estratti nel corso della serata, tre collier offerti da Miluna. Votate, votate, per finire, votate, mi raccomando. Oh, ci siamo tutti, all'appello manca soltanto una persona. Colei che un anno fa, più o meno, 365 giorni fa, qua in questo palazzetto, qua a Salso Maggiore, è stata eletta Miss Italia 2004. Alta, bella, bionda, addirittura si è parlato nel mondo di Miss Italia dell'effetto Chiabotto, è proprio lei, Cristina Chiabotto! Is it 'cause I'm cool? Why you dress like me? Is it honesty? Are you just a fool? Is it 'cause I'm cool? Eila, fatevi sentire! Buonasera! Oh no, che peccato! Che peccato! Come stai? Bene, grazie. Ormai ci siamo visti in queste sere, abbiamo parlato di questo anno straordinario, ho parlato di effetto Chiabotto perché è un po' quello che ha così definito Patrizia Merigliani per questo straordinario anno di Cristina, ma che in qualche modo è servito anche ad aumentare le iscrizioni al concorso. Quest'anno le ragazze che si sono iscritte a Miss Italia sono più di 25.000, pensate. Perché Cristina ovviamente ha fatto la pubblicità, ha fatto la fatina allo Zecchino d'Oro, ha fatto un sacco di ospitate televisive, adesso sta ballando con le stelle, poi che hai fatto? Tante altre esperienze, credo che oggi non stia finendo nulla per me, credo che stia incominciando tutto adesso, quindi sicuramente quest'anno è stato un bellissimo lancio e sicuramente mi auguro che tutto vada per il meglio come io desidero. Noi ti auguriamo tanta fortuna perché sì, appunto, ti togliamo questa corona, ma sicuramente la corona della bellezza rimarrà sempre sulla tua testa, questo è poco ma sicuro. Grazie. E speriamo anche quella della fortuna, del talento e dell'intelligenza, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, è il nostro augurio che ti facciamo. Tra l'altro vediamo le immagini che ti vedono protagonista di un calendario molto bello, che è stato proprio il tuo calendario del 2005, particolare proprio del 2005. Cristina, vieni con me, vieni. Andiamo, va. E a questo punto dobbiamo togliere la corona a Miss Italia. E chi c'è? Aspetta, aspetta, no, facciamo una cosa, guarda. Mettiti qui. Sì, vado io sopra. Ecco. Voilà. Lasciamo? Allora, accomodati pure. E la corona però la lasciamo qua, accanto a te per tutta la serata, eh? Ora aspettate un attimo, scusate un attimo perché mi devo togliere una curiosità e torno subito. Oh, guarda qua che forza!
bello. Carlo, ma ti cercano in studio? Lo so, ma mi sto godendo il mio videofonino 3. Scusa, è fortissimo, emozionante. Guarda qua. Che bella gara! C'è tutto quello che vuoi su MotoGP. Puoi seguire tutta la gara di MotoGP in diretta live. E non solo. Puoi vedere i video sulle prove del venerdì e del sabato, sulla partenza e sull'arrivo. Che brivido! Sono fortissimi! I video con le sintesi delle gare del MotoGP e delle categorie 125 e 250. Pensa che poi puoi scaricarli e guardarli tutte le volte che vuoi. Chi lo molla più? Il mio videofonino 3. A chi lo dici? Io ascolto sempre le canzoni e guardo i video dei miei cantanti preferiti. Bravo. E nella tua TV di 3 segui i programmi in TV che più mi piacciono. E ti devo confessare una cosa, guardo sempre Cartoon Network. Brava. Ma non sei la novità di settembre? Qual è? Con 3 puoi vedere ogni giorno sul tuo videofonino lo speciale Isola dei Famosi. Ah. Un programma di ben 2 ore con tanti filmati direttamente dall'isola. E puoi soddisfare ogni tua curiosità con le news quotidiane, immagini del backstage, foto, suonerie e sfondi. Non me lo perderò sicuramente. Anch'io non vedo l'ora di essere sull'isola con il mio nuovo Sony Ericsson di 3. 3 è veramente una finestra sul mondo. Ti affacci e vedi ciò che vuoi. Sei 3, si vede. Magic number 22:04, eccoci ancora in diretta da Salso Maggiore, dal palazzetto dello sport di Salso Maggiore, che con Tabiano sono i luoghi ideali per chi vuole sentirsi bene, in qualche modo anche piacersi di più. Avete visto lo spot di 50 canzonissime? Stasera siamo insieme, ma questa settimana saremo 2 volte insieme su Rai 1, perché venerdì da Sanremo ci sarà l'appuntamento con 50 canzonissime, la classifica dalla numero 50 alla numero 1 delle 50 canzoni del periodo I Figli dei Fiori, con tanti ospiti, dalle Supremes fino ai Rox, con Shel Shapiro, Vandelli, la Formula 3, e poi insomma tanti nomi del mondo, Scott McKenzie, sai quello di San Francisco, eccetera eccetera, insomma un grande appuntamento. E il venerdì successivo, cioè il venerdì 30, 50 canzonissime da ballare, Gloria Gaynor, anche Raul Casadei, Peppino Di Capri, ma c'è anche Casey and the Sunshine Band. Insomma, questo perché la pubblicità è l'anima del commercio, è una cosa che mi riguarda e riguarda Rai 1. Non perdete l'appuntamento venerdì sera con 50 canzonissime. Ma riprendiamo il percorso di Miss Italia. Bruce! Sì? My dear friend, vieni qua. Sì. Vieni, andiamo con le ragazze, facciamo una chiacchierata con le ragazze. Che ne dici, eh? Ci mettiamo qua in mezzo a loro e le ragazze non vedono l'ora di farti qualche domanda. Tu sei grande protagonista di 1000 film, di tanti successi. Ci sediamo qua, va? Che ne dici? Guarda, che dire, Die Hard, Armageddon, L'esercito delle 12 scimmie, Pulp Fiction, Il Sesto Senso, Storia di noi due, e Sin City adesso. Ma di tutti i film, qual è quello nel quale ti sei sentito più bravo? O il personaggio che ti è piaciuto di più interpretare, o il film che ti è piaciuto di più interpretare? Probably the character Butch in Pulp Fiction. Probabilmente quello di Butch in Pulp Fiction. Quello è forte. Just a fun character. Direi che un personaggio sicuramente molto divertente. Abbiamo qualche domanda da parte delle ragazze, dai. Chi vuole iniziare? Lei. Buonasera a tutti, ciao Bruce. Volevo sapere da te qual è il tuo segreto per conciliare la tua vita lavorativa, che ti porta magari a stare lontano da casa, e la tua vita sentimentale, il rapporto che hai con i tuoi figli. Well, the first thing I do is put my children first. Beh, innanzitutto metto al primo posto i miei figli. Everything else is secondary, my work. Tutto il resto è secondario. Business, everything else is secondary to, il mio lavoro, tutto il resto è secondario. Trying to teach my children the difference between right and wrong. E cerco di insegnare ai miei figli la differenza tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. It's a much harder job than anything else. Ed è un lavoro molto più difficile di tutto il resto. Grazie mille. Altra domanda? Ecco. Ciao Bruce, sono Alessandra, complimenti innanzitutto, sei un attore fantastico. E volevo chiederti, cos'è che più ti attrae di una donna? Che si possa dire a quest'ora su Rai 1?
Mi piacciono molto le donne con un senso dell'umorismo, è molto difficile. It's difficult to make me laugh. È difficile farmi ridere. Molto difficile. E quando una donna riesce a farmi ridere, mi dimentico tutto il resto. Mi piace tantissimo ridere. Quindi farmi ridere, penso che sia la cosa numero uno. Tu hai visto qualche... Sai un po' le donne italiane? Hai presente le donne? Pregi e difetti. Dimmi un pregio e un difetto delle donne italiane. Io non penso che ci siano difetti nelle donne italiane. Bella risposta, no? Mi pare. Bella risposta. That was a good answer. The Italian women from the 50s, from the movies. Le donne italiane degli anni 50, dei film degli anni 50, del cinema degli anni 50. Kind of what I, you know, grew up watching, the 50s. Sono un po' quelle con le quali sono cresciuto in quando guardavo i film, i 50, gli anni 50 e 60. And throw things and fight. I'm sure you girls don't do Io spero, diciamo, voi donne adesso siete un po' diverse, non lanciate più le cose per aria, non lanciate più gli oggetti, cioè siete un po' diverse da quella tipologia di donne. Mm. E i pregi delle donne italiane? Good qualities or bad? Good qualities? It's a long list. Beh, è un elenco molto lungo di pregi. It's a long list. A sense of intelligence. Sono intelligente. L'intelligenza, ovviamente. Sì. Sophistication. La classe, la sofisticatezza, il senso dell'umorismo. And a sense of grace, e anche un senso di grazia. Being able to be in a difficult situation. La capacità di trovarsi in una situazione difficile. Io penso che questa per voi sia una situazione molto difficile. Praticamente sono perfette le donne italiane. Ecco, sono perfette, sono perfette. Non hanno difetti, soltanto tutti questi. Perfetto. Altra domanda. Chi la vuol fare? Chi ha una domanda? Eccola qua. Buonasera a tutti. Buonasera Bruce. Volevo chiederle, quando ha capito che quello che desiderava fare nella vita era l'attore? I was really fortunate. Diciamo che sono stato molto fortunato. When I was 19 years old, a 19 anni, l'ho capito a 19 anni che volevo fare l'attore. I was at college and ero all'università. I was in a very serious college play and I realized then that e facevo una recita molto seria in college e lì ho capito che avrei voluto fare l'attore. I know a lot of people now my own age who still don't know what they want to do. So che ci sono molte persone adesso che alla mia età non sapevano poi quando non sanno ancora cosa fare. So I think I was very fortunate. E diciamo che io invece ho avuto questa grossa fortuna. Altra domanda da questa parte. Buonasera e ciao Bruce. Io volevo farti una domanda che sembra semplice, ma vorrei sapere quali sono 5 cose che ti rendono felice. 5 cose che ti rendono felice. Well, 3 of them live with me. Beh, 3 di queste vivono con me. My 3 daughters are my Le mie 3 figlie sono le 3 persone preferite che ho al mondo. Posso stare a parlare con loro tutta la giornata, tutto il giorno, tutta la notte, dalla mattina alla sera. Quanti anni hanno? 17, 14 e 11. And like I said, I like to laugh. E come ho detto, mi piace moltissimo scherzare, ridere. Friendship and the, l'amicizia. And the cultivation of friendship. Il coltivare l'amicizia. È una cosa molto importante. Devo, scusami se vi interrompo, ma devo dare lo stop al televoto perché tra un po' avremo il primo verdetto. Noi riprendiamo la nostra chiacchierata. Senti, se una delle tue ragazze, delle tue figlie ti dicesse voglio partecipare a un concorso di bellezza, a Miss Italia, cioè a Miss Italia, no, a Miss America. I think they would. Penso che lo potrebbero fare. They have a lot of poise. Hanno il senso dell'umorismo e hanno molte qualità per farlo. Soprattutto la mamma le ha cresciute con un senso di compostezza and grace. E di grazia. Come si chiama la mamma? Demi Moore?
Ah, Demi Moore, Demi Moore. È una donna molto importante per te. Sì. Allora, qualche ragazza voleva fare questa domanda, mi sa, perché quando ho sentito che ti ho fatto questa domanda alle figlie, hanno fatto, no, la volevo fare io. Abbiamo l'ultima domanda, dai, chi la vuol fare? Eccola qua. Buonasera Bruce Willis, buonasera. Volevo sapere, volevo che tu mi dicessi una parola o un aggettivo per definire l'Italia. L'Italia. Warmth, really. Calore. I just feel so I feel at home here. Mi sento a casa quando sono qui in Italia. And people make me feel so welcome. La gente and mi fa sentire ben accolto, benvenuto. It's there's just a sense of warmth here. E c'è proprio un senso, una sensazione di calore qui in questo paese. Just love, I guess. Love, warmth. Calore, amore e calore siano le due parole. Sole. Sì. Tu sei un musicista, sì. Canti. C'è una canzone italiana a proposito di calore. Che fa? Oh sole, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. L'abbiamo presa un po', ognuno l'ha presa per conto suo. Tu la sai forse nella versione di Elvis? Eh? È nella versione di Elvis? Eh? I do know forse nella versione di Elvis, sì, come fa? Di Elvis. Sì. Come fa nella versione di Elvis? What is it? Give me a hint. Te la ricordi? Dammi un suggerimento un attimo. It's now or never. Be my ally. Oh sole mio, stan pronte a te. Oh sole, oh sole, too late. Ci fermiamo qui perché sale troppo. Grazie. Bruce Willis. That's all. Che poi è la canzone che cantavamo sempre quando andavamo a pescare. Ti ricordi? That's right. Quando andavamo proprio a pescare. Proprio così, esattamente. Allora, abbiamo, tra l'altro, voglio salutare, eccola, la vedo, Alessandra Piano, tra l'altro premio Bancarella 2003, che sta scrivendo una biografia proprio su Bruce Willis, o qualcosa del genere, vero Alessandra? La vogliamo leggere presto. Guarda che chiamo Bruce Willis, eh? Vince questo collier in oro bianco e diamanti di Miluna la signora Patrizia Bazzano di Castiglione Torinese, provincia di Torino. Grazie, allora, grazie. Ecco il verdetto, lo vedo. Roberta si avvicina con la busta e la prima eliminazione sarà una riduzione drastica, da 40 a 20. Mi raccomando al pubblico del palazzetto, date tanto calore, quel calore del quale abbiamo parlato prima con Bruce Willis, il calore tutto italiano, a tutte le ragazze, ma soprattutto a quelle che verranno eliminate. Si inizia. Numero 65. Per te, cara Pamela, Miss Italia. Continua. Numero 59. Francesca, per te, Miss Italia, finisce.
Numero 5. Serena, per te Miss Italia finisce. Anche per Serena l'applauso del pubblico del palazzetto, un applauso che rimarrà spesso, ritornerà spesso nella mente di Serena. Numero 10. Desiree, per te Miss Italia continua. Numero 21, Gloria, per te Miss Italia continua. Numero 18, Anna, per te Miss Italia continua. Numero 32, Giorgia, per te Miss Italia finisce. Numero 23, Alessandra, per te Miss Italia finisce. Anche ad Alessandra rimane questo applauso nel cuore e rimarrà per molto molto tempo. Una meravigliosa avventura, un sogno che finisce in questo momento. Trentasei. Matilde, per te Miss Italia finisce. Fatevi sentire, specialmente voi da quella parte, eh? Accidenti, ma che gli leviamo? Subito il numero, hanno paura. Subito, ping. 101. Marilena, per te Miss Italia continua. Bruce, per te Miss Italia continua. Grazie. Prego, prego. Continuiamo. Numero 44. Serena, per te Miss Italia continua. Novantatré. Laura, per te Miss Italia finisce. Anche per Laura un applauso da parte del pubblico
del Palazzetto dello Sport di Salso Maggiore, che riecheggerà spesso nelle sue orecchie. Siamo alla numero 19. Francesca, per te Miss Italia continua. Siamo al numero 78. Sara, per te Miss Italia continua. Numero 3. Valentina, per te Miss Italia continua. Novantotto. Angelica, per te Miss Italia finisce. Numero 85. Federica, per te Miss Italia finisce. Siamo al numero 46. Denise, Maria, per te Miss Italia continua. Ottantasette. Eleonora, per te Miss Italia continua. Numero 8. Valentina, per te Miss Italia finisce. È tornato anche Edoardo Costa a trovarci stasera. Grazie. Numero 69. Ida, per te Miss Italia finisce. Dottor Paolo De Andreis. Numero 12. Jessica, per te Miss Italia finisce. Numero 35.
Valeria, per te Miss Italia finisce. Due. Ed Elfa Chiara, per te Miss Italia continua. Quattordici. Silvia, per te Miss Italia continua. 90. Francesca, per te Miss Italia finisce. I nostri giurati, vedete che prendono attentamente nota di chi continua, di chi viene eliminata, perché tra un po' riapriremo sia il televoto per voi da casa, sia per i nostri amici della giuria. E quindi prendono con grande attenzione nota di chi continua e di chi finisce. Numero 73. Giuliana, per te Miss Italia continua. 64. Valeria, per te Miss Italia finisce. 22. Vera, per te Miss Italia continua. 'Ehi là, professor Crepè, non mi dica, scusate un momento, no, non mi dica che si sta annoiando, perché lo devi ufficialmente, lo dica che non si sta annoiando. No, è che aspettavo un caffè da un po' di tempo. Allora. Ecco, un caffè immediatamente al professor Crepè. Come va? No, non mi potrei mai. Come, Fiorino? L'ha appunto una vespa, è venuto il pronto soccorso in albergo. Stanotte, questa notte? Sì, c'è il segnalino. Allora, allora è l'effetto della vespa, no? Specifichiamo. Specifichiamo che qua ci stiamo divertendo molto. Vero pubblico? Approfitto ancora per ringraziare l'intera giuria tecnica che fin da San Benedetto mi permette spesso di scherzare e di giocare con loro. Andiamo avanti. Siamo alla numero 1. Joël, per te Miss Italia finisce. 'Anche a Joël che va via con questo sorriso, l'applauso, si leva anche il numero da sola, Joël. Numero 30. Eugenia, per te Miss Italia finisce.
E anche Eugenia esce di scena accompagnata dall'applauso del Palazzetto dello Sport. Sembrava un pit stop. Numero 60. Anna, per te, Miss Italia, continua. Numero 67. Monica, per te, Miss Italia, continua. Ancora poche ragazze devono conoscere il loro verdetto. Anche la numero 89. Susanna, per te, Miss Italia, continua. Numero 6, Fabia, per te Miss Italia finisce. Numero 66, Claudia, per te Miss Italia finisce. E anche in questo caso mi par di capire che il palazzetto non è assolutamente d'accordo. Carlo, scusami. Scusatemi tanto. Noi stamattina abbiamo fatto un recupero. Tutte quelle che noi abbiamo tentato di recuperare sono nuovamente uscite. Ora, questo non vuol dire niente, perché non è che la giuria tecnica abbia il gusto assoluto, no? Forse pensiamo di conoscere queste ragazze un pochino di più di chi le vede una volta soltanto. Quello che tengo a dire è che questo dimostra che questo concorso non è truccato. Non ci sono raccomandazioni, non si può fare niente. Non lamentatevi se poi dopo entra chi non vi piace. La giuria tecnica è innocente, vostro onore. No, è chiaro, è ovvio, è giusto che tu abbia sottolineato questo, Loretta, ma devo dire che fa parte delle regole del gioco. Alcune ragazze sono state riammesse, alcune continuano, altre sono eliminate. È sempre il gusto del pubblico che ci segue da casa, la giuria tecnica che segue ormai le nostre ragazze da tempi di San Benedetto e da questa giuria che è arrivata questa sera. Io continuo a leggere il verdetto comunque, che decreta che la numero 97, Angela, per te, Miss Italia, finisce. È lei la nostra regina. Però scusate un attimo una cosa, commentiamo dopo, perché adesso, quando le ragazze che vengono eliminate fanno questo pezzo di strada, questo pezzo di studio, in questo momento vogliono sentire soltanto il vostro applauso. È l'unica cosa che conta. Allora regaliate, dateglielo questo regalo, fateli sentire il calore di questo momento. Poi dopo commentiamo, facciamo tutto, ma in quel momento fate sentire il vostro calore. Grazie.
numero 100. Eleonora, per te Miss Italia continua. Numero 15. Claudia, per te Miss Italia finisce. Questo è l'applauso che Claudia vuole sentire, questo è l'applauso che Claudia porterà nel suo cuore per tanto tempo, indipendentemente dal verdetto. E poi andiamo alla numero 88, che avrà già fatto i calcoli, e Francesca sa che per lei Miss Italia... Non hai tenuto il conto? Non hai fatto i calcoli. Per te Miss Italia continua. Queste sono le nostre ragazze ancora in gara. Ve le presento rapidamente, così che il televoto potrà rapidamente ripartire. Via, vediamole. Partendo dalla numero 002, ancora in gara, la 003, in gara la 010, in gara la 014, in gara la 018, in gara la 019, ancora in gara la 021, la 022, la 044, la 046, la 060, la 065, la 067, ancora in gara la 073, ancora in gara la 078, ancora in gara la 087, ancora in gara la 088, la 089, la 100 e la 101. Queste le finaliste 1, 6, 4, 7, 7 e poi il numero della Miss che avete intenzione di votare. Ricordate che il costo della telefonata è di 60 centesimi e che la parte di competenza dell'organizzazione Miren di questi 60 centesimi anche quest'anno, per volere di Patrizia ed Enzo Mirigliani, sarà devoluta, la parte di competenza della Miren, parte di questa di questo introito sarà devoluto ad un'iniziativa molto importante, che è quella di un villaggio della gioia in Tanzania. Più tardi ne parleremo. Brava anche a Patrizia e Enzo che hanno voluto anche quest'anno devolvere parte di questo introito. 16477, votate, che io intanto vi faccio vedere un'altra ragazza che si chiama Francesca, quasi Miss. Francesca, apri gli occhi. Carlo, ma le modelle faranno qualche strappo alla dieta? Ma certo, anzi, guarda, mettiamoci comodi su questo meraviglioso divano della linea Chateau d'Ax, si chiama Loren. Aha, hai imparato a conoscerli, eh? Certo, sono andato in uno dei negozi Chateau d'Ax specializzati nella zona giorno, dove ho potuto scegliere tra divani, poltrone, complementi d'arredo, come tavolini, tappeti, lampade e tendaggi a misura. E ho anche visto la nuova linea Puzzle, mobili per la zona living e soggiorno. E ti è piaciuta? Certamente. E ti dirò di più, che oggi andare da Chateau d'Ax è ancora più conveniente. Infatti, per tutto il mese di settembre, acquistando un prodotto Chateau d'Ax, posso avere subito, compreso nel prezzo, un puff che si trasforma in letto o dormeuse. Oppure puoi scegliere di pagare in 30 comode rate mensili, senza versare nessun acconto, per poi pagare alcun interesse. Esatto. E allora chiama subito il numero verde 800 132 132 per conoscere il negozio Chateau d'Ax più vicino a casa, oppure clicca sul suo sito internet. Chateau d'Ax sta bene con te. Diretta 22:47, questo è il palazzetto dello sport di Salso Maggiore, che come sempre ci ha accolto con grande affetto, quindi devo dire ancora una volta grazie a tutti gli abitanti di Salso, che come sempre hanno dimostrato grande affetto per tutti noi, per gli ospiti che in questi giorni sono qui. Abbiamo mangiato bene, siamo stati bene, insomma, meglio di così, che si vuole. Siamo nella fase finale, una di queste 20 ragazze diventerà Miss Italia 2005. Un modo per conoscerle meglio, scherziamoci un po' insieme con i numeri di Miss Italia.
Signorina, voi continuate a votare, eh? 16477 e poi il numero della miss che avete intenzione di votare. Allora, lei è? Ed Elfa Chiara Masciotta. Pubblico del palazzetto, questa fase necessita del vostro silenzio. Grazie. Scusi? Sono Delfa Chiara Masciotta, ho 21 anni e studio alla facoltà di giurisprudenza. No, basta, volevo solo il nome. Ma lei quando la chiamano, la chiamano sempre Delfa Chiara? No. Come la chiamo? Beh, i miei genitori, mia mamma mi chiama Edi. Edi? Posso chiamarla Edi? Volentieri, senta, perché no? Senta, Edi, come la mia zia, si chiama Edi. Senta, lei sa cucinare? Certo. Che cosa? Tutto. Ci dica una ricetta delle più semplici. Le tagliatelle alle crudite. È buona. Allora. Se lo dice lei. E beh, certo, la cucino io. Ci dica. Dunque, è un misto di verdure. Si fanno le zucchine, le patate, i peperoni, i pomodori. Si fanno rosolare. Io non faccio il soffritto perché credo che sia una cucina un po' più sana. Sono d'accordo con lei. Poi? Dunque, poi ci metto un pizzico di peperoncino, l'aglio, con la buccia perché così fa meno grassi. Vero, eh? Se lo dice lei, poi? E poi faccio rosolare, faccio cuocere bene. Ah, ho dimenticato le carote e le patate. Certo. Poi a parte naturalmente faccio cuocere le tagliatelle. Io direi di sintetizzare un po'. Vabbè, poi alla fine si mischia tutto e buonissimo. E così si conquista il fidanzato. Certo. L'ha conquistato così? Anche. Come si chiama? Franz. Franz! Franz! Prego, lei è? Buonasera a tutti, sono Valentina Manzi. Valentina, cosa sai cucinare tu? Allora, ho cucinato un po' di tempo fa per la prima volta la pasta alla carbonara. Come è venuta? Bene? Come si fa? Bene, non lo so. Chi l'ha mangiata? Ero in Francia in uno scambio che avevo fatto con la scuola e l'hanno mangiata, non so perché, magari perché erano francesi, quindi loro sono abituati. I francesi cosa hanno detto? Faccia sentire cosa hanno detto i francesi. No, mi hanno detto, in italiano, mi hanno detto brava, è proprio buono. Ripetilo in francese. Hai fatto lo scambio per imparare il francese, facci sentire. Elettre bon. Elettre bon. Questo sembra mantovano. Elettre bon. Va bene, andiamo avanti. Siamo Buonasera lì. A tutti. Buonasera a tutti. Lei è? Desiree Noferini. Desiree, ci dica, lei sa cucinare? Non molto. Semplicemente la bistecca alla fiorentina. Dovresti saperlo anche. Non dici niente. Come si fa la bistecca alla fiorentina? Accendo il barbecue e la bistecca altissima. Metto sotto un po' di sale. È difficile, è una ricetta difficile questa, eh? No, sembra difficile. Ma se uno non la sa fare. Anche lì bisogna saperla fare. È la cottura. Lei ha mai fatto. Al sangue. Ha mai fatto la bistecca, non so, per un suo fidanzato? Ma che ho detto che la fa ridere così tanto? Perché ride? No, così. Va bene, mi sa che non è la mamma. Andiamo avanti, lei è? Buonasera, sono Silvia Sera. Silvia Sera? Sì, ho 18 anni e vengo da Quelleferro. Sa cucinare? Sì, so cucinare un po' di tutto. Sì? Ma quello che so fare meglio è la torta di mele, un dolce. Beh, con la quale ha conquistato il suo fidanzato. Sì, un po' tutti ho conquistato. Ma ci racconti di come ha conquistato il fidanzato con la torta di mele? La prima volta che è venuto a casa mia ho detto, adesso gli preparo un bel dolce, così lo prendo per la gola. Mi sembra giusto. E ho fatto questa torta di mele, è venuta benissimo come sempre. Modesta. Come si chiama il suo fidanzato? Roberto. È qui? No, è a casa che mi sta guardando. Peccato, altrimenti volevo sentire da lui, dalla viva voce. Lei signorina si chiama? Anna Prete. Anna? Anna Prete. Sì, no, dico Anna. Tu sai cucinare? Certo, da buona calabrese sono una buona forchetta e anche so cucinare. E cosa fai? Spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Ci avrei scommesso! Col peperoncino calabrese? Certo. Mi sembra giusto. Non le chiedo la ricetta perché la sappiamo un po' tutti. Ah, ce l'avete il microfono. Lei è? Francesca Muscio. Francesca, cambiamo argomento. Cosa dice un uomo a un ragazzo per conquistarlo? Ma innanzitutto un ragazzo per potermi conquistare deve avere un bello sguardo, dei begli occhi. Quindi gli dico che tiene dei begli occhi. Fai sentire, dillo, proprio interpreta. Carlo, hai proprio dei begli occhi. Ti è venuto malissimo perché io non credo di avere dei begli occhi. Comunque grazie. Lei è? Gloria Zoboli.
Gloria, tu? Beh, non c'è una frase specifica, con la semplicità, niente, lo sguardo, il modo di fare. Modo di fare, e cosa fai? Magari c'è un ragazzo che ti piace, che fai? In modi gentili. Le carezzine. Sì. Oh, bellina, andiamo avanti. Ciao a tutti, sono Vera. Vera, come conquisti un ragazzo? Quando un ragazzo ti piace, che fai? Noto soprattutto se è un ragazzo affascinante. Sì. Dopodiché cerco di fargli capire il mio interesse. Come? In che modo? Con lo sguardo e con la semplicità. Fai vedere lo sguardo. Bello, bello, no, bello è bello. Bello è bello, grazie. Lei, signorina, come conquista un ragazzo? Buonasera a tutti, sono Serena Ministro. Di solito non amo conquistare ragazzi, amo essere conquistata. E come ti fai conquistare? Con lo sguardo. Cioè lui ti deve guardare? Sì. Che sguardo deve fare lui? Dimmi. Deve essere affascinante, uno sguardo intrigante. Uno sguardo intrigante? Sì. Bruce, potresti fare uno sguardo intrigante? Eh? Eila! Aspetta, ora faccio la... Gabriel! Mi ci voleva un minuto, Gabriel, per scaldarmi. Potresti almeno farmi uno sguardo intrigante? Eila! Voglio continuare! Emilio! No, lasciamo perdere, vai! Bello! Enrico! Mi fai uno sguardo intrigante. Credevo che mi chiedessi di fare le fettuccine, come hai chiesto. No. Lo sguardo intrigante? Sì. Quello da piacione? Vai. Dove sta, raga? Di più? Sì. Eh? Bella. Così vado bene, vai, basta. Bella! No... Grande, grazie. Andiamo avanti. Lei è? Salve a tutti, sono Denise Maria Di Matteo. Io di solito non ho mai conquistato nessuno perché non sono il tipo. Se lo conquisto, cioè se intendo conquistarlo, non lo faccio facendogli complimenti perché non sono il tipo. E quindi... Ma che tipo è? Lo devo ancora capire sola. Per esempio, l'hai mai detta a un ragazzo una frase un po'... Una cosa carina gliel'hai mai detto? No. Come l'ha detta? No. Proprio... No. Va bene, grazie. Allora, cambiamo gruppo e facciamo un po' riepilogo delle cose che ci hanno raccontato queste ragazze. Abbiamo scoperto che la follia d'amore che hanno fatto per loro. Il 19% dice che i ragazzi per loro hanno fatto tanti chilometri per vedermi, hanno raccontato. Il 7% tante rose. Il 20% ha detto boh, nessuna follia. Una ha detto che è stato fatto per lei un manifesto di 6 metri, uno striscione. Un'altra ha detto che è venuto uno a cantare sotto il balcone. Due proposte di matrimonio. E poi c'è una che ha ricevuto un letto pieno di petali di rose. Bella questo, bella. Altro gruppo. Allora, conosciamo queste ragazze partendo dal numero 60. Voi continuate a votare nel frattempo. Buonasera a tutti, io mi chiamo Anna Munafò. Anna, la tua canzone preferita? Mia canzone preferita, Come sei bella. Come fa? Di Massimo Di Catala. Vai. Oddio. Canticola, dai. Come sei bella, come sei bella. Perché a te non importa di avere difetti e ti piaci... addio. Vabbè, a me non importa, la dovevi solo accennare. Pamela. Buonasera a tutti, sono Pamela Camassa. Allora, canzone preferita? Un attimo ancora, dei Gemelli Diversi. Ah no, un attimo ancora, dico, io aspetto, se c'è da, come fa? Dammi solo un minuto, il famoso brano di voi. Di na, 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 na. Un attimo ancora. Plim, plim. La tua canzone preferita? La mia canzone preferita è We Are The Champion di The Queen. Come fa? We Are The World. Ah no, questa non è We Are The Champion. Questa è We Are The World. Ah, questa è We Are The World. We Are The Champion. We Are The Champion. Mi sono sbagliata, e We Are The World. È l'emozione. Quella We Are The World. Mi sono sbagliata. Va, come fa? Ripeti. Io la devo ripetere. We Are The World. We Are The Children. No, quell'altra.
Ma qual è allora la tua canzone favorita? We are the champions. My friends. La tonalità. Va bene lo stesso. La tua canzone favorita, chi sei? Buonasera a tutti, sono Giuliana Dami e la mia canzone preferita è Alba Chiara di Vasco Rossi. Come fa? Respiri piano. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Va bene così, grazie. Numero 78. Ciao a tutti, io sono Sara Crisci e la mia canzone preferita è Ho messo via, sempre di Vasco Rossi. Come fa? Ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettere. Ma cantano tutte bene le nostre ragazze. Guarda, è fantastico quest'anno. Andiamo avanti, signorina, lei? Voglio chiedere a questo gruppo invece, ragazze, la bugia più grossa che avete detto. Ah, se è una bugia non te la posso dire. Vabbè, ma dilla, raccontala lo stesso, dai. E non è più una bugia. Di solito poi, scusami, sono i segreti che non si possono dire, non le bugie. Ma anche le bugie. Dai, raccontala, dai, dai. Ma non si può dire una bugia. Vai. Allora dicevo la verità, se la volevo dire. Vabbè, questo era la logica schiacciata. Non la vuoi dire? No. Andiamo da lei, lei è la numero 88, si chiama? Francesca Peretti e vengo da Napoli. Francesca, raccontaci la bugia più grossa che hai mai detto. Io sono una frana a dire le bugie. Quindi? Talmente che sono sincera. No, una bugina piccola mia madre. Ho detto, dissi che andavo a Ischia e invece stavo a Ponza. Dissi che andavo a Ischia e invece andavo a Ponza. Sta la mamma. Dov'è la mamma? Dov'è? Ma non si alzerà mai. Ma quando è successo? No, un paio d'anni fa. Ma poi gliel'hai detto che eri andata no. A Ponza e non... Signora, è svenuta? Quel giorno era andata a Ischia e invece a Ponza. Sta bene? Va bene lo stesso? Si alzi in piedi, signora. Faccia vedere che sta bene la mamma della ragazza. Perfetto. Complimenti per il gilet. Mi sembrava un nuovo effetto luci stasera. Invece era il gilet della signora. Bello, bello, bello. Andiamo avanti. Signora, lei? Signora? Signorina, lei? Allora, Carlo, no, io... Non posso una delle ragazze sposate. Non ho mai detto una bugia in vita mia, credo. Ecco la prima bugia, l'ha detta stasera. Non è vero. Ecco, la prima bugia è questa. Guarda, puoi chiederlo a mia madre, a mio padre, a tutte le persone che mi conoscono. Sono una persona molto sincera. Dillo, parola di giovane marmotta. Va bene, ci crediamo. Ciao, il mio più che una bugia è stato proprio un vero imbroglio. Per entrare in discoteca a Londra, avevo 17 anni, ho preso la carta d'identità di un mio amico maschio. Ho attaccato la mia foto con la pasta di pane e quindi in una volta sola sono stata maschio e anche maggiorenne. Dove hai fatto tutto questo? A Londra. E nessuno se ne è accorto? No, perché per loro Vincenzo poteva essere anche un nome femminile. Quindi. Certo, è pieno di Vincenzi a Londra donne. Va bene, complimenti per la bugia. Buonasera, sono Marilena. Marilena, la tua allora, bugia? Allora, io ne ho dette talmente tante che ho perso il conto. Oh, viva la sincerità! Però viva la più simpatica ve la racconto. Dicci la più simpatica. Allora, una sera, oddio, una mattina, alle 6 di mattina ancora non ero rientrata a casa, mia mamma mi cercava, io rifiutavo le chiamate, sono tornata, ho fatto un po' l'attrice, così. Mamma, non puoi capire. Oddio, mi sono addormentata a casa di Maria Chiara, quindi ti chiedo scusa, qui ci stava il timbro della discoteca e quindi mi ha sgamato subito. Poi hai raccontato. Ah, se ne è accorta da sola. Eh sì, ma... Punizione? Una settimana a casa senza uscire. Beh, perfetto. Queste le nostre ragazze. Abbiamo cercato di fare una sorta di identikit di Miss Italia. Abbiamo scoperto che il 78% di loro indossa biancheria intima nera. Il 69% non fuma. E questa è una cosa molto bella. Quasi il 70% non fuma! Brave! Il 95% non porta fortuna, il 53% legge in media, questo non è buono, solo 3 libri all'anno. Il 70% parla almeno una lingua straniera, il 70% sa, il 73% sa cucinare, il 57% ha un fidanzato. In controtendenza, la maggioranza ha il fidanzato. Il 74% è gelosa e il 70%, attenzione, l'uomo ideale è alto, moro, non palestrato, vestito sportivamente ma elegante. Ve lo rileggo lentamente.
alto, anche non troppo, moro, anche con pochi capelli, non palestrato, e su questo ci siamo, vestito sportivo ma elegante, e possibilmente imprenditore. Ho sbagliato mestiere, via. Va bene, questo è l'identikit delle nostre ragazze. Vabbè, facciamo un rapido passaggio nei nostri amici giurati. Anna, come va questa serata? Raccontami un po'. Che ne dici tu che... Insomma, a parte un po' di polemiche giustificate, perché sono talmente tanto belle le ragazze, anche quelle che sono state eliminate, che voglia, certo, fa parte del però, gioco, insomma, come tutti gli anni. Però vedo che comunque fra quelle che ci sono sono meravigliose, simpaticissime, insomma, confermo fuori, quello che ho detto fuori all'inizio. Quindi, senti, alla in bocca grande al lupo per tutte le cose che fai, sia produttrice che attrice. La produttora ormai, coniamo questo nuovo nome, visto che si dice ministra, si dice produttora, insomma, perfetto, qualcosa di nuovo. Grazie. Io intanto vi ricordo di continuare a votare, 16477, poi il numero della Miss che avete intenzione di votare. Gabriel, i tuoi impegni che cosa prevedono in questo periodo? Sto girando un film che si intitola L'onore e il rispetto, faccio un personaggio siciliano e con, insieme a Virna Lisi, Giancarlo Giannini, Maria Grazia Cucinotta, Autieri, Arcuri. Insomma un grande un bel cast. Sì. Bocca al lupo, in bocca al lupo per grazie tutto. Fioretta Mari, Stefano Reali, qui pronti. Anche stasera sempre vivaci le nostre ragazze. Sono stupende, peccato per quelle che vanno via, ma il pubblico decide così e il pubblico è sacro. Il televoto incide e non poco. Allora, ho detto prima che sia Luisa che Massimo, ai quali faccio l'in bocca al lupo per la Domenica In, unitamente ovviamente a Mara Venier e a Pippo Baudo, sarà una lunga Domenica In divisa in tre parti, una prima parte con Mara, poi appunto Massimo e Luisa e poi Mara. Nel vostro spazio, volete dirlo voi, vuoi dirlo tu Massimo? Aspetta, abbiamo il microfono. Nel nostro spazio ci sarà una di queste ragazze, probabilmente una che non arriverà negli ultimissimi posti, quindi una che è stata allontanata. Ce n'erano alcune che sono andate via, erano bellissime. Ecco. Poi siccome abbiamo i gusti diversi, io e lei, ne prendiamo due forse alla fine. Ecco, quindi una delle ragazze. O due. O due. Scartate. Scartate, prenderà parte alla nuova edizione di Domenica In. Una la facciamo scegliere da Bruce Willis. Perfetto, a casa te, molto bene. Cristina, questa è stata l'edizione anche dei grandi incontri musicali. Nella nostra prima serata abbiamo avuto ospite Michael Bublé, nella nostra seconda serata Biagio Antonacci, ieri sera Natalie Imbruglia e stasera c'è un grande, grande cantautore italiano che ha scelto proprio Miss Italia per lanciare il suo nuovo singolo. L'album arriverà il 28 ottobre, giorno del suo compleanno come d'abitudine. L'album si intitolerà Calma Apparente. Con noi, con il primo estratto da questo album, che è bellissimo, si intitola La Nostra Vita, a Miss Italia 2005, Eros Ramazzotti! Ciao Milano! No, Salso Maggiore, come va? Tutto bene? Vai, la nostra vita! Cerca di un
sorriso di amore condiviso in un mondo che fa schifo. Sogno mai finito di un mondo più pulito. In questo tempo imperfetto, ormai malato da un po', immaginare un difetto, speranza ce l'ho. Vedere te crescere nella verità sarà un sogno che lo morirà. Miss Italia 2005. Ben arrivato. Buonasera. Excuse me. Dai, dai. Ciao. Dove vai? Ah, oh, Pippo, tipico Pippo. Ben arrivato. Grazie, grazie di aver scelto Miss Italia. Hey Bruce, how are you? Fantastic. You like my guitar? You want? Fantastic. You pay? Fantastic. È stato fantastico. Fantastico. Got a great voice. È una voce straordinaria. Thank you. Volete fare un duetto insieme? Magari un album insieme? Perché no? You make an album together. Sì, perché lui adora anche il rock. Sì, lo so che sono. Mai Sharona, cose forti, molto forti. Mai Sharona. Anche. Chi è? No, Mai Sharona, quella di lei. Mai Sharona. Sì. Senti, come stai? L'inglese è fantastico. Fantastico, I'm very strong. Come stai? Guarda, ti vedo bene, in piena forma. Sei bianco-nero stasera, come mai? No, è un caso, mi sono vestito da rondine in realtà. Da rondine. Non è che... Sono vestito da rondine. Un po' nero dentro. Sì, ma scusami, sei venuto da un'altra che amico. Parliamo di questo album bello, che arriva il 28 di ottobre. È bello? Sì. Speriamo. Tu ci credi? Speriamo per gli altri. È un tuo lavoro che ti ha dato le soddisfazioni, immagino, come ogni lavoro, no? Io nella vita... Devo dare le emozioni, mi devo dare io le emozioni. Poi se gli altri le accettano è una cosa bella. Intanto questa canzone ce le ha date questa sera, mi pare. Al di là della musica anche le parole, perché parli di questo mondo, un po' guardi un po' in là, guardi al futuro. Io penso che la vita è bella, però molte cose che viviamo in questo mondo non sono per niente belle. Per cui... prendiamo le cose belle della vita, ecco, questo dico. E guardiamo al futuro con ottimismo, insomma, cercando di migliorarci. Se no, ci chiudiamo in casa e è finita lì. Mi pare giusto. Abbiamo qualche domanda? Eros, chi vuol fare una domanda? Ma falle venire qui poi. Dai, venite qua, vieni, dai. Ma veloci, venite tutte qua, dai. Loro è il mio gruppo Very English. Beh, devo dire, è un gran bel gruppo, complimenti.
Specialmente due di loro non sono niente male. Allora, ciao. La domanda. Che domanda volevi fare, Ero? Come si chiama? 18 lei? No, no, c'ha un nome, c'ha Anna. Un nome. Anna. Ciao Anna. Innanzitutto complimenti. Siete meglio dal vivo, eh? La domanda. Allora, premetto, la mia canzone preferita è Terra Promessa, ha segnato anche l'inizio della tua carriera. Eri nata? No. Perché sono tanti anni fa. Sì, però è la mia canzone preferita. Una terra promessa, sì. Mondo di... Come fa? Dove cresce i nostri pensieri, noi non ci stancheremo, non ci stancheremo di cercare... Il nostro destino. Stop! Man, perfetto, bravo, bravo. E la domanda? Ma oggi, Eros Ramazzotti, la sua terra promessa, l'ha trovata? Una parte. Una parte nel senso che voglio continuare sempre a fare bene e per trovare poi il meglio per la vita. Un'altra domanda, chi la vuol fare? Ciao. Eccola. Buonasera, ciao Eros. Ciao. Volevo sapere se tra tutte le tue canzoni ce n'è una in particolare alla quale sei maggiormente legato. Sono legato a Musica E. Perché? Perché non finisce mai. Aspetta che sei... Cosa sa? Accolta. Allora, prima qui. Bianco-nero, poi... L'ultima, chi la vuol fare? Poi vieni, ecco. Male. Ciao Eros. Sì, ciao. Volevo chiederti in quale momento della giornata preferisci scrivere e ti ispira di più? La notte, mi piace molto la notte. Infatti ho sempre gli occhiali... Tutti dicono, ma che fai di notte? Suono. Scrivo, mi sono fatto uno studio in casa e... E scrivi. C'è un'ultima, l'ultimissima. Dai, eccolo, l'ultimo. Scrivi prima i pezzi, quindi le parole, oppure le prima musiche. La musica, prima la musica. Prima la musica e dopo poi mi vengono in mente tutte certe cose. No, perché ci sono anche tra loro delle cantautrici, una in particolare, che magari appunto invece magari voleva sapere. Io sto cercando delle coriste, se qualcuna... Oh, qui c'è solo l'imbarazzo della scelta, eh? C'è solo l'imbarazzo si della canta scelta. Soltanto, eh? Sì. Vabbè che poi parlo con i genitori perché mi sembra... va bene, allora auguri. Poi magari prendiamo... Sempre notte. Vicino alla famiglia, mi raccomando, qualsiasi cosa succede. E credo che tra le tante emozioni che ci hai regalato questa sera, questa ultima frase sia la giusta chiusura del tuo appuntamento a Miss Italia 2005. Poche parole. Poche parole, ma importanti. Grazie Eros. Grazie a voi. Grazie così. Allora, in bocca al lupo per il tuo album, in bocca al lupo per questo nuovo lavoro. Grazie, grazie di aver scelto Miss Italia. No! Mi ha detto forza Juve, allora. No! Ciao Eros, bocca al lupo. Continuate a votare, 16477, una di loro sarà Miss Italia 2005. Io e Cristina spesso, lo sapete, siamo insieme, anche fuori del mondo dello spettacolo, guardate un po'. Ah, oh, finalmente una serata tutta da solo con il mio appuntamento preferito. Carlo! Eccolo là, come ho detto. Cosa c'è, Cristina? Devi scendere. Adesso non posso, dopo, si inizia. Eh sì, chi veste sash sa di essere alla moda. Oh, Cristina, volevi dirmi qualcosa? Sì, la tua auto, c'è il carro a pezzi sotto, te la sta portando via. Scusa, e lo dici solo adesso? Ero talmente presa dalla moda sash. Di nuovo in diretta dal palazzetto dello sport di Salso Maggiore, che con Taviano Terme, lo sapete, è uno dei centri termali più frequentati d'Europa, è una terra d'arte e di cultura dove si sta particolarmente bene, che ormai ha sposato da tanti anni il concorso di Miss Italia, è il luogo giusto. Devo dire a questo punto stop al televoto, questa è la carrellata sulle nostre ragazze, tra un po' un'altra drastica eliminazione.
Vince questo collier in oro bianco e diamanti di Miluna la signora Rosa Sollazzo di Napoli. Beh, cognome che è tutto un programma. Vediamo che si stia divertendo la signora Sollazzo. Grazie, grazie. Voi continuate a telefonare fra un po'. Eh sì, voglio salutare proprio. Dove sono i direttori dei intanto, beh, il direttore di chi? Come va? Beh, molto bene, complimenti. Io sono colpito positivamente dal vostro successo di queste serate. Nonostante la trasmissione alla quale tu devi dire quante? 800 volte... Telefonare? No. Il numero della... Per te continua, per te Miss Italia, poi fai la pausetta. Continua? Continua, finisce. No, bravissimi, bravissimi. Davvero credo che questo sia anche il segnale che gli italiani, i telespettatori, hanno voglia di bellezza pulita, di bellezza semplice, di bellezza vera, insomma, perché di quella artificiale forse ne vediamo fin troppo. Ah. Abbiamo fatto un po' un giro anche nella provincia, è vero? Eh? È vero o no? Un po' nella provincia italiana. Sì, e noi abbiamo fatto una cosa un po' particolare, noi di gente. Abbiamo chiesto alle ex Miss Italia di votare loro, la loro Miss delle Miss. Non vi dico chi è, ma è ancora in gara. Lo scopriremo? Sì, sul giornale. Bene, lo scopriremo, grazie. Sì, notavo che c'è stata una strage di bionde. Ha notato questo, direttore. Sì, e questo fa pensare come finirà la gara. Però ero in una posizione favorevolissima perché ero vicino alle eliminate e proprio da vicino si verifica come la qualità sia veramente molto elevata. E poi cominciavo a guardare perché penso che fra 3 o 4 anni qui ci saranno copertine sicure perché sono veramente splendide. Bene, questa è la cosa più importante. Mi fa piacere che i direttori di questi importanti settimanali abbiano notato anche la qualità delle nostre ragazze e come prospettiva futura sicuramente saranno protagoniste delle copertine. E mi auguro, l'augurio che mi faccio io, è che ciascuna sia protagonista della copertina soprattutto per la loro bravura professionale e non magari per i loro fidanzati o per i loro fidanzamenti, insomma. Spero che ciascuno di loro possa dimostrare quello che sa fare. Allora, le ragazze sono 20, devo eliminarne 10. Iniziamo. Numero 21, Gloria, per te Miss Italia finisce. Fate sentire fortissimo il vostro applauso. Numero 67, Monica, per te Miss Italia finisce. Numero 73, Giuliana, per te Miss Italia finisce. Numero 3, Valentina, per te Miss Italia continua.
2. Edelfa Chiara. Per te, Miss Italia, continua. Numero 65. Pamela, per te, Miss Italia, continua. Centouno. Marilena, per te, Miss Italia, finisce. Numero 87. Eleonora, per te, Miss Italia, finisce. Numero 100. Eleonora, per te, Miss Italia, continua. Anche Vanessa, come vedete, sta prendendo nota delle ragazze che continuano, perché fra un po' dovrete di nuovo votare. Verdetto per la numero 19. Francesca. Per te, Miss Italia, finisce. Numero 10. Desiree, per te, Miss Italia, finisce. Io leggo il verdetto. Mi pare che l'intero palazzetto non sia assolutamente d'accordo. Ma il sorriso di Desiree fa capire che, tutto sommato, le ragazze hanno capito lo spirito giusto di questa manifestazione. Sanno benissimo che avranno di fronte mille altre importanti occasioni. Numero 60. Anna, per te, Miss Italia, continua. Numero 22. Vera, per te, Miss Italia, continua. Numero 44. Serena, per te, Miss Italia, continua. Numero 14. Silvia, per te, Miss Italia, finisce.
anche per Silvia, il calore del palazzetto dello sport e questo bellissimo sorriso che ci regala sarà sicuramente il ricordo più bello, che resterà nonostante tutto. Numero 88, Francesca, per te, Miss Italia, continua. Numero 18, Anna, per te, Miss Italia, finisce. Andiamo avanti. Numero 78. Sara, per te, Miss Italia, continua. Numero 89, Susanna, per te, Miss Italia, finisce. E mentre Susanna lascia il palazzetto, la numero 46, Denise Maria, ha capito che per lei Miss Italia continua. Eccole qua, le 10 protagoniste, le 10 finaliste del concorso Miss Italia edizione numero 66. Per regolamento a questo punto ancora tutto è possibile ed è, può essere ancora tutto sconvolto per queste 10 ragazze, perché riprendiamo con le sfide una contro l'altra. Il notaio mi dirà chi è la prescelta, io la chiamerò e lei mi dirà chi vuole sfidare. Una andrà avanti, l'altra andrà a casa definitivamente. Musica! Scende in campo la numero 2 ed Elfa Chiara Masciotta. Ecco la numero 2. Edi, ciao Carlo. Ti devo fare questa domanda. Chi vuoi sfidare? È una brutta domanda, questa. Sì. Veramente non so cosa fare. Una la devi sfidare. Madonna. La numero 100. 100. È Eleonora Boy con il numero 100. Ecco, qui Eleonora, io do il via al televoto fra queste due ragazze. Fra queste due ragazze. Ovvero fra la numero 2 ed Elfa Masciotta, eccola qua, ed Elfa Chiara Masciotta 002 ed Eleonora Boy 100. Per votarle 16477 e poi digitate 002 oppure 100 per votare l'una o l'altra. Vediamole le nostre ragazze una accanto all'altra. Eccole qua. Così voi potete vederle, confrontarle, potete votarle. Da questa parte appunto c'è Edelfa Chiara con il numero 002, dall'altra abbiamo Eleonora Boy con il numero 100. Avete del tempo a disposizione, anche ciascuna ragazza ha modo di raccontarsi. Edi, parlaci di te. Dunque, ricordaci un po' di cose che ti riguardano. La mia grande passione è la danza classica e la danza moderna. Ho insegnato per 3 anni ai bambini, dai 6 a 12 anni, e questo mi ha dato tante soddisfazioni perché mi hanno insegnato molto. Sono una persona che ha tanta voglia di fare, dinamica e anche molto sensibile.
Vediamo come invece si racconta Eleonora. Io sono una persona particolarmente allegra, sono stata molto studiosa, mi sono diplomata quest'anno, adesso spero di diventare una giornalista televisiva, quindi faccio un appello al dottor Fede. Mi sono iscritta alla facoltà di scienze politiche e sono felicissima di essere arrivata fin qui e spero che questa avventura mi porti tante altre belle esperienze. Sicuramente. Vediamo un po', abbiamo tirato fuori, scelto per tutte le ragazze, una loro dichiarazione. Vediamo che cosa ha detto in una delle tante interviste Edi ed Elfa. Vediamo. Non mi piace che mi guardino. È vero, perché a volte mi guardano con malizia e a me non piace. Ti guardano con malizia? Quando ti guardano con malizia? Chi ti guarda con malizia? Beh, quando magari noi ragazze ci piace comunque d'estate vestirci un po' più scollate. Mm-hmm. E, cioè, perlomeno a me piace. Anche perché poi fa caldo, Cioè, e poi ti dà fastidio? Eh sì, poi mi dà un po' fastidio, mi mette in soggezione perché, non so, è un mio sentimento che provo quando mi sento addosso gli sguardi... Degli uomini? Vabbè, no, non proprio di tutti, quelli... Quelli brutti? No, gli sguardi maliziosi. Ah, gli sguardi maliziosi. Sì. Vediamo invece che cosa ha dichiarato una volta in una delle tante interviste Eleonora. Ma vorrei diventare... avere un po' più di tatto nel dire le cose, perché io sono un po' impulsiva a volte, e siccome mi piace dire comunque le cose in faccia, però secondo me dette in un modo un po' più gentile si può dire tutto. Tu sei una che dice pane pane il vino al vino? Esatto. Eh? Sì, di solito sì, sono abbastanza sincera, però come spiegavo a volte le dico in modo brusco e non va bene. Sei un pochino poco diplomatica. Esatto. Va bene. Musica per le due ragazze, ancora qualche istante per votarle. E la sfilata per Edelfa, Chiara Masciotta, numero 002. Votate, mi raccomando. E anche la nostra giuria in studio vota o per l'una o per l'altra, sia la giuria tecnica che la giuria dello spettacolo. Ha l'opportunità di digitare su una o sull'altra, di votare una o l'altra. Ecco, Chiara è questa. Vediamo la sfilata di Eleonora. Saranno 5 sfide, questa è la prima. Voi dovete essere rapidissimi con il televoto, Molto bene. Torna qua Eleonora. Torna qua. Ecco qua. Rivediamola ancora per un istante insieme, una accanto all'altra. Avete ancora pochi secondi per scegliere la vostra favorita fra Eleonora ed Edelfa. E devo dire... attenzione, stop al televoto, raggiungo la mia postazione e in tempi molto rapidi, quasi in tempo reale, grazie appunto al fatto che la nostra giuria quest'anno ha la possibilità di votare toccando lo schermo del video, il famoso touch screen. Contemporaneamente arriverà il verdetto del televoto e io a questo punto dovrò scoprire e dirvi che nella sfida tra Edelfa, Chiara ed Eleonora continua Miss Italia la numero 2, Edelfa, Chiara. E quindi scusami, ma adesso l'applauso è tutto per Eleonora che viene eliminata. Eleonora, senti, hai voglia di dirmi cosa direbbe Valeria Marini andando via? Tanto la più bella resto sempre io. Brava. E resta in gara allora. Signori, battiamo le mani, c'è un'altra sfida! Pam pam hu! Pam pam hu! Vera Sant'Agata, 022. E lei, tocca a lei, tocca a Vera, scegliere chi vuoi sfidare. Sfida la numero 44.
La numero 44. Allora, vediamole una accanto all'altra. Do il via al televoto. Televoto tra la numero 022, ovvero Vera Sant'Agata, e la 044, Serena Ministro. Per votarla, 16477, poi digitate 022 per Vera, 044 per la nostra Serena. Eccole qua, vediamo le nostre ragazze, facciamo una panoramica sia su Vera, eccola qua, questa è Vera. E dall'altra parte la panoramica è su Serena con il numero 044. Parliamo un po' con loro. Vera, raccontati. Buonasera, io ho 18 anni, devo terminare l'ultimo anno dell'Istituto Commerciale per Geometri. Sono una persona particolarmente attiva, non amo la noia, devo sempre avere mille cose da fare nella giornata. Ho iniziato a praticare ginnastica ritmica che avevo meno di 3 anni e l'ho praticata per 11 anni e ora è 4 anni che studio danza classica. Il mio sogno sarebbe quello di diventare una ballerina professionista, studio per questo. In bocca al lupo. Vado dalla collega. Buonasera a tutti, sono Serena Ministro, ho 22 anni, vengo da Terni, dall'Umbria. E il mio sogno è quello di diventare l'insegnante di scuola dell'infanzia. Fin da piccola ho sempre sognato di insegnare la scuola dei bambini più piccoli e studio, faccio scienza alla formazione primaria per diventarlo. Ti piacciono i bambini? Sì. Beh. Vediamo che cosa ha detto in una delle tante interviste la nostra Vera. Vediamo, eh? Cosa ha detto Vera? Spero di non aver fatto soffrire troppi uomini per me, anche se credo di sì. Credo di sì, però non provo gusto a farli soffrire, no. Meno male non trovi gusto a farli soffrire. Siete stati cattivi. No, è una delle cose che hai detto, abbiamo scelto una delle cose che hai detto. È vero. Quanti uomini hai fatto soffrire? Non sono il tipo che ama far soffrire gli uomini, però succede spesso. Sono un po' particolare, un carattere particolare. Succede spesso e mi spiace. Ma se succede spesso, dici perché? Spesso. Spesso. Perché? Non lo so. Il mio carattere è un po' particolare. Sei un po' difficile. Sì. Va bene. Vediamo invece una delle cose che ha dichiarato la nostra Serena. Io sono una persona molto sono scettica perché ho paura che le altre persone se ne approfittino. Quindi, ecco, rimango un po' all'inizio, rimango un po' sulle mie. Sei scettica. È vero. E come si fa a conquistare la tua fiducia? Non lo so, io parlavo soprattutto nell'ambito lavorativo, in questo spezzone. Se le persone non mi dimostrano professionalità, non do fiducia. Non mi fido delle persone che mi promettono tanto, così dal niente. È sempre meglio diffidare nella vita, guarda, dammi retta, è sempre meglio diffidare. Prego, musica per la 022 e la 044. Da una parte Vera Sant'Agata, dall'altra Serena Ministro. Fateli sentire i vostri applausi, sia per l'una che per l'altra. È un momento importante per loro. Ecco Serena con il numero 44. Avete ancora degli istanti per votarla. Uno, sei, quattro, sette, sette. E poi 022 per Vera, 044 per Serena. Eccole vicino, una vicina accanto all'altra. Rivediamo ancora la coppia che si sta sfidando. Avete ancora pochi istanti. E adesso devo dire stop al televoto. Un altro verdetto. Tra Vera e Serena. Una va avanti, l'altra si ferma. Continua il percorso verso il titolo di Miss Italia 2005. La numero
mi è ancora arrivato il verdetto, per questo sto aspettando. Non sono così cattivo, io sono un bravo bambino. Continua la numero 44. Serena Ministro. Scusate se vi disturbo. Vera, anche in questo caso, scusatemi, ma l'applauso più grande deve essere per l'eliminata. Grazie a te. Vai, vai, che tra poco la gara continua. Pronti? Tam, tam. Che serata, che gara, che emozioni, una dietro l'altra. 078, Sara Crisci. È lei, protagonista della prossima sfida. Ed è Sara che sceglie il suo destino, sfidando la numero... Carlo, voglio fare prima una premessa, perché ormai abbiamo instaurato tutti un bel rapporto e veramente mi dispiace. La numero 60. Ci fa piacere che tu abbia detto questa cosa. Numero 60. È chiaro, ormai diventa difficile. Però. Allora, mettetevi vicino, diamo il via. Ha scelto Anna Munafò con il numero 060. Attenzione, sfida. Sfida tra la numero 078 e la numero 060. Sara Crisci, 078, per votarla 16477. E per votare Anna Munafò 16477 poi 060 via al televoto. Allora, conosciamo di nuovo, anzi prima facciamo una panoramica sulle due protagoniste come d'abitudine. Questa è Sara Crisci, numero 078. L'altra, eccola, la sfidata è Anna Munafò con il numero 060. Sentiamo e ricordiamo un po' qualcosa di loro. Allora, buonasera a tutti, sono Sara Crisci, ho 17 anni e l'anno prossimo mi diplomerò al liceo linguistico. La mia più grande passione è sempre stata la danza classica, infatti l'ho studiata per 10 anni e mi sono diplomata al Teatro San Carlo di Napoli, però purtroppo la statura non me l'ha permesso e quindi ho deciso di entrare in questo nuovo mondo. Speriamo bene. Cioè sei troppo alta per la danza, ma guarda un po', Anna. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Anna Munafò, ho 19 anni, sono siciliana e sono di Milazzo. Cosa c'hai, l'Anna Fans Club da prevedere? No. Allora, io mi sono diplomata l'anno scorso in chimica, ho fatto un industriale e mi sono iscritta all'università e tuttora studio chimica. Spero di laurearmi, di diventare un bravo chimico e vogliamo spero... dire la formula dell'acido solforico? H2SO4. Senti qua, pam, subito, ta! Vediamo qualcosa dalle tante interviste che ha rilasciato a noi, la nostra Sara. È ferma, è mobile. No, io non l'ho tradito. No, non l'ho tradito, veramente. Sì, Gianluca mi ha tradito, in diretta su Rai 1 lo dico. Cioè, questa è una roba tutta personale. Chi ha tradito? Perché proprio questo? Loro lo sapevano che non me lo dovevano mettere. Gianluca. Cioè, Gianluca... mi ha tradito. Ma chi è Gianluca? È il mio ragazzo. Mi ha tradito però 2 anni fa. E allora? Ma ci stai sempre insieme o no? Sì, ora sì. Ah, l'hai perdonato? Oh, ma brava! Ma lui lo sa che tu sai che lui sa che io so che lui sa che loro sanno che ormai tutta Italia sa che lui t'ha tradito? No, che io l'ho detto, non lo sa che io l'ho detto in diretta. Cosa? Che mi ha tradito. Chi? Lui. Quando? 2 anni fa. Perché? Boh. Vabbè, ora lo sa. Ora lo sa, lo sanno tutti. L'importante è che tu l'abbia perdonato. Vediamo qual è invece... la frase che ci ha colpito, che tu hai detto nelle tante interviste, quella di Anna. Sentiamola, rivediamola insieme. Sono abbastanza timida a volte e debole da un'altra parte. Però non mi piace che la gente veda questo lato di me. Chi?
Ripetici un po' detto, non deve vedere quale lato non deve vedere di te? No, perché con gli odori stiamo parlando del fatto, io ho fatto un discorso e mi hanno detto ora ci hai spiegato com'è Anna, spiegaci qual è la vera Anna. Parlando mi hanno fatto arrivare dove io non volevo arrivare, cioè che... Allora, vedete, l'hanno fatto dire loro sta cosa, sì. L'hai detta tu? Sì. Sei timida? Ad ognuno di noi penso sia normale dare un'immagine un po' più forte, un po' più... Più aiutami. Un po' più aggressiva di quello che in realtà tu sei. Perfetto. Vabbè, non c'è niente di male, voglio dire, ti dà sicurezza, però in realtà dentro sei un po' timida. Sì. E vabbè, è normale, fa parte della vita, musica. Da una parte, questa è una sfida molto interessante, Sara Crisci, col numero 078, dall'altra... Ancora qualche istante per votare, mi raccomando, 16477, poi il numero della miss che avete intenzione di votare, dovete essere rapidissimi in questa fase. E dall'altra, Anna Munafò 060. Eccole qua. Come ho fatto per le altre ragazze, chiedo alla sapiente regia di Maurizio Pagnussat, che ringrazio per il lavoro svolto in questi giorni. Grazie Maurizio e tutta l'esterna 2 di Roma, grazie ragazzi, di inquadrare ancora una volta questa Milano 2, no Roma 2, Milano 2, la squadra Milano 2, e là come si sono subito risentiti. Scusate. Ecco qua, panoramica tra le due, devo dire... Ring, stop al televoto! Una squadra straordinaria questa che ha lavorato anche quest'anno qua a Miss Italia, questa a Milano 2. Allora, tra Sara Crisci, numero 78, ed Anna Munafò, numero 60, continua il percorso verso il titolo di Miss Italia. La numero 60, Anna Munafò. Anche in questo caso Sara, vieni qua, fate sentire il calore. Vai Anna. Ci sono ancora in gara 4 ragazze, 2 sfide dopo una pausa brevissima di pubblicità. E la gara continua. In punto, torniamo in diretta dal Palazzetto dello Sport di Salso Maggiore, che con Taviano Terme sono luoghi di benessere, divertimento, di bellezza, insomma lo sapete, a Salso Maggiore a Taviano si sta bene e ospita anche quest'anno la 66esima edizione del concorso di Miss Italia. Alle mie spalle ci sono 4 ragazze, 2 devono lasciare la gara, 2 continuano e vanno a raggiungere le altre che hanno già, le altre 3 che hanno già vinto le sfide. Siamo alla sfida numero 4. Il nostro notaio ha scelto, ha estratto la numero 3, Valentina Avanzi. Valentina Avanzi scende al centro della nostra platea accompagnata dalla mia domanda: chi vuoi sfidare? Un attimo, devo guardare come vai. Sfido la numero 46.
La numero 46. La numero 46 è Denise Maria Di Matteo. Mettetevi vicini, vicine, ecco qua. Diamo il via al televoto, vediamo la schermata che dà il via al televoto. Da una parte, per la quarta e penultima sfida, Valentina Vanzi, per votarla 003-16477. E poi dall'altra Denise Maria Di Matteo con lo 046 per votarla 16477 e poi il numero della vostra preferita o 003 o 046 per questa manche di gara. Dovete essere molto veloci a votare, mi raccomando. Allora, panoramica su Valentina, dall'altra parte panoramica come d'abitudine su Denise. Ricordiamo qualcosa di loro. Allora. Buonasera a tutti, sono Valentina Vanzi, ho 18 anni e devo frequentare l'ultimo anno del liceo delle scienze sociali. Raccontaci qualcosa di te, che tipo sei, se sei fidanzata. Sì, sono fidanzata, il mio fidanzato è là. Come si chiama? Pierpaolo. Salutalo, ciao Pierpaolo. Ciao. Poi? No, sono una ragazza solare e per questo mi piace tantissimo stare insieme alla gente, alle amiche, e anche nei momenti magari più tristi. Niente. Vado dalla collega. Va bene, ok. Vado dalla collega. Che si racconta, in che modo? Buonasera a tutti, sono Denise Maria Di Matteo, abito da Vezzano in provincia dell'Aquila e nella mia vita ho soprattutto due grandi passioni. Una è il fitbox, che è uno sport che pratico da ben 2 anni. Abbiamo visto nella prima puntata, nella seconda, insomma, nelle sfide. E la seconda passione è quella del disegno. Il disegno, per disegno si intende tutti i modi per cui una persona può disegnare. Io disegno su tutto. Disegni su tutto. Sì, anche sui muri. Anche sui muri, brava. Complimenti. Vediamo tra le cose che ha detto la nostra Valentina che cosa ci è piaciuto. E lo riascoltiamo ovviamente. Sono contentissima quando magari vedo i miei genitori che sono orgogliosi di me. Cioè, che li vedo che sono contenti e che mi dicono brava, sei stata brava, allora lì sono contentissima. Ah, sei contenta quando i tuoi genitori ti dicono brava. Sì, premetto che ho 2 genitori fantastici in tutto e per tutto. E quindi quando mi dicono brava, sono contenti di me, sento che sono fieri di me, è bellissimo, è la cosa più bella che ci possa essere. E te lo dicono spesso? Sì, ti dicono più spesso brava o più spesso no? No, molte volte mi dicono brava, poi ci sono anche le volte che mi dicono no. Però spesso ti dicono brava, questo è importante. Vediamo invece che cosa ha detto Denise. Io ho gusti molto difficili, sia a ragazzi che a ragazze. Ma sinceramente mi sembrava... Ti giuro, mi sembra la voce di un travestito, non so perché, ma non so perché. Ma chi? La mia, cioè, a sentirmi è veramente... è oscena, comunque. Ma secondo me, spero perché sono raffreddata e non perché sia quella proprio la mia voce, perché altrimenti ci sta una... Ma come parla veloce, no? Cioè, no, ma è una voce carina, molto carina. Dici che vuol dire che hai gusti difficili per uomini e per donne. Cioè, si racchiude il tutto nel fatto che sono una persona molto critica, per questo forse. Ah, ho capito. E quindi prima di dare la tua amicizia ci metti un po' del tempo, sia uomo o donna, eh? No, l'amicizia no, perché la do velocemente, solo che infatti la maggior parte delle volte la prendo... Sono una persona molto buona fondamentalmente, quindi quasi sempre mi capita di rimanerci male. Va bene, ho capito. Musica. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Valentina Vanzi, 003. Per votarla dovete essere molto rapidi in queste sfide voi da casa. Sta sfidando. La numero 46, Denise Maria Di Matteo. Ecco, vediamole ancora per qualche istante una accanto all'altra. Sfida tra la 03 e la 046.
una andrà avanti, l'altra si fermerà. Scusatemi, se mi metto in mezzo a voi, ma devo dire stop al televoto. Stop al televoto. Da questa sfida selezioneremo la quarta ragazza che entrerà in gioco per la finale. Una continuerà, l'altra si fermerà. Tra Valentina e Denise Maria continua il cammino verso il titolo di Miss Italia 2005 la numero 3, Valentina Avanzi. E anche in questo caso l'applauso più grande è per colei che viene eliminata. In bocca al lupo. E adesso voi due, arriva la musica lo stesso, ma la scelta e la sfida è obbligata. In fondo era giusto così. Che la sorte ci facesse, ci indicasse una e l'altra in qualche modo scegliesse la propria sorte, decidendo appunto chi sfidare. Sfida tra la numero, vediamo, la numero 65, 065, Pamela Camassa, e dall'altra la 088, Francesca Fioretti, 16 477. Via al televoto, 088 o 065. Vediamole accanto le due protagoniste di questa sfida. Questa è Pamela con il numero 065. Dall'altro, con il numero 088, Francesca Fioretti. E vediamo un po' di ricordare qualcosa di loro. Pamela. Eccola. Ecco. Buonasera a tutti, sono Pamela e niente, mi ritengo una ragazza solare, è scontato ma è vero, e niente, nella vita mi piacerebbe fare la cantante, soprattutto cantante di musical, e spero che anche quel piccolo momento di gloria che ho avuto prima cantando quel pezzo di canzone mi abbia portato fortuna. La prima sera insomma. Appunto, io con le sfide, guarda, non ci vado molto d'accordo. Vabbè, regolamento è regolamento. Dall'altra parte. Ecco. Io devo dire tante cose. Vai. Allora, la prima cosa, ringrazio la giuria di avermi permesso di arrivare fin qui, perché grazie al vostro ripescaggio sono potuta arrivare fin qui, quindi vi ringrazio. Allora, io mi chiamo Francesca, ho 20 anni, frequento il secondo anno di università presso la Federico II a Napoli. Sono di Napoli, quindi, però gareggio... Gareggio per la Basilicata perché ho vinto la fascia lì durante il periodo estivo, perché ho lavorato, ho fatto la PR in un locale. E amo, nella vita amo i miei nonni più di ogni altra cosa al mondo. Diciamo i nomi, dai. Pietro e Anna. Vai. Le amo, le adoro. E niente, io sono contentissima di essere arrivata fin qui, quindi qualunque... Cosa succederà? Sarà un successo, sì. Direbbe Chiambretti. Vado dall'altra parte. Vediamo Pamela, tra le tante cose che ha detto, che cosa vogliamo ricordare di lei? Il complimento, che ha una bella bocca, cosa che a volte me la fanno pesare, perché tutti credono che ce l'abbia rifatta. Io smentisco questa cosa, ne approfitto. Allora, è... Com'è? Perché tutti dicono, ah, ti sei rifatta le labbra. Però me lo dicono un po' troppe volte. Quindi... Allora, un po' ti sei stufata di questa cosa. Beh, sì, perché alla fine se è naturale, è naturale. Senti, ma il tuo fidanzato cosa... Il mio fidanzato? No, lui cosa dice? Lo saprà. È naturale. Potevamo chiederlo a lui. Chiediamoglielo. Dov'è? È lassù. Come si chiama? Matteo. Signor Matteo, si alzi in piedi. Sono naturali? Sì, ha detto di sì, ha detto di sì, va bene. Vediamo invece che cosa ha detto la nostra amica con il numero 88. Vediamo. Sei curiosa, eh? Curiosissima. Vediamo. Chi ti va bene e chi è mamma ti inganna. Chi ti vuole bene più di tua madre ti inganna. Ah, questo hai detto un proverbio napoletano. Com'è? Chi
Chi ti vuole bene, tua mamma ti inganna. Traduci? Chi ti vuole bene più di tua madre ti inganna. Quindi la madre vuole bene più di ogni altra persona al mondo. E su questo siamo tutti d'accordo. Ma dov'è la mamma? Dov'è la mamma? C'è la mamma? Si alzi in piedi, signora. Ah, è sempre la stessa, quella degli effetti speciali col giubbotto, col gilet. Sta piangendo, signora. No, ha fatto... Prego, musica. Sfida, l'ultima. Tra la numero 65, Pamela Camassa. E dall'altra. E dall'altra la numero 88, Francesca Fioretti. Devo dire che anche questa è una sfida incredibile, lo sento da come il palazzetto è equamente diviso. È difficile, vedo proprio sul, chiaramente nel volto dei nostri vari componenti della giuria la difficoltà nel dover esprimere una votazione sull'una o sull'altra. La stessa accadrà a casa, ultima panoramica sulle due protagoniste, Francesca Fioretti e Pamela Camassa. Ancora pochissimi istanti e devo dire stop al televoto. Le nostre ragazze in questo momento nella fase finale sono quattro, la quinta arriverà da questa sfida tra la numero 65 e la numero 88. Sarà la quinta ragazza che riprenderà il percorso di Miss Italia. Tra la numero 65 e la numero 88, tra Pamela e Francesca, continua il lungo percorso verso il titolo di Miss Italia 2005, la numero 65, Pamela Camassa. E anche in questo caso l'applauso più forte è per colei che viene eliminata e che comunque è tra le prime 10. In bocca al lupo. Saluta la mamma. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Eccole qua, le 5 finaliste del concorso di Miss Italia 2005. Rapida carrellata su di loro. Ve le presento. In gara, Valentina Avanzi, numero 003. Cosa? No, c'è stato un errore, scusa, tornate un attimo indietro, perché qui dobbiamo dare... c'è stato un errore nella grafica, quindi si rifà tutto per benino, altrimenti poi ci sono le contestazioni. Ripartiamo dalla numero 2, la grafica deve essere quella giusta per la numero 002, che vediamo per prima. Eccola. Ecco, queste sono le gambe, eccetera, 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 fino al volto della 002, che è, se mi date la grafica, Edelfa Masciotta. In gara anche la 003, questa è Valentina Avanzi. La 044, Serena Ministro. Fate sentire il calore per l'una e quell'altra, così si capisce anche il vostro gradimento, no? E ancora in gara la numero 60, Anna Munafò. Ed in gara la numero 65, Pamela Camassa. Ecco, 1, 6, 4, 7, 7 e poi il numero della Miss che avete intenzione di votare. Questo è il rush finale, una di queste 5 ragazze sarà eletta Miss Italia 2005.
dipenderà da voi da casa e dalla giuria presente in studio. In bocca al lupo a tutte e cinque, ragazzi. Allora, Vanessa, dimmi un po', quali emozioni stai vivendo stasera? Raccontami. Ma, io sono emozionata per loro, adesso poi in cinque stavamo qui parlando. Diventa sempre più difficile. Ma infatti siamo qui, non sappiamo veramente chi scegliere, ma veramente, pensavo che era più semplice da casa, invece stando qui... Senti, è più semplice fare Zelig Festival Bar o l'attrice? Di film importanti quali hai fatto? Tutti sono ruoli da una parte semplici e da una parte più ma, difficili. Ma dove ti senti più Vanessa? Vanessa è più in televisione. Come attrice non posso essere Vanessa, certo. Quindi per forza... Però mi... dove ti esprimi meglio? In televisione sicuramente guarda, esprimo molto di più. Guarda, però dico io che sei fortissima anche come attrice. Grazie. Quindi sei brava in ogni caso. Grazie. Brava. Grazie. Direttore? Sono d'accordo. Guarda, una bellissima serata. Era già difficile in partenza avendolo seguito, cioè perché la scelta delle ragazze quest'anno è straordinaria. Io e lei abbiamo, fra virgolette, giocato, perché sulla sofferenza, sull'attesa, sull'emozione non si gioca. Tutte ragazze straordinarie. Hai detto bene tu, si chiude una porta per le altre, si apre certo, un portone. Ma... Io e Vanessa abbiamo quasi, non ci siamo mai separati, in senso di così. Vabbè, però, bello, complimenti a tutti. Grazie, direttore. Ilaria? Come stai vivendo questa serata? Quasi un campionato, più di un campionato calcistico. Caspita, qui si sfidano, è un campionato mondiale per loro. Assolutamente, credo che non ci saranno altre esperienze così nella loro vita, perché avranno un'età maggiore, quindi riusciranno ad affrontarle diversamente, guarda, dopo una struttura ereditata da questa esperienza. In una breve sintesi, come racconteresti una cronaca di questa serata? Si offenderebbero tutti i miei colleghi perché io non sono telecronista. No, come racconto. No, una giornata... Una breve sintesi. Adesso siamo al rush finale. Sì. Quindi siamo veramente con le squadre ridotte ai minimi termini. Devo dire che le vedo peraltro talmente tirate in questo momento che quasi le aiuterei io, no? E una di loro diventerà... E una soltanto andrà in rete per il golden goal. Bello. Sentiamo, visto che mi chiedevi metafore calcistiche. Sentiamo Raffaello. Ma c'è giustamente l'imbarazzo della scelta. Mi ha colpito molto la sincerità. Dice: il nostro uomo ideale è un imprenditore. Ecco, penso che questo faccia onore alle ragazze che hanno partecipato. Cioè l'essere sincere, l'essere se stesse. Inutile stare a dire no, ma io voglio fare la mamma, ma io qui, ma io lì, ma io là. Tutte queste baggianate. Diciamo la verità. Amano gli imprenditori e viva Dio, la cosa più naturale. Poi si no, può amare tutte, chiunque. Non tutte. Per carità, non tutte, però la maggior parte ha detto questo, poi ognuno ama a secondo. Però dice l'uomo ideale è anche imprenditore. E viva la loro sincerità. E poi gli occhi, sono tutti con gli occhi bellissimi. Bene. Io sono un grande fan degli occhi. Ci avrei scommesso. Ma c'è da dire che, come potete immaginare, tuo nonno non ne ha fatta passare una. Nel no. senso che ha promosso tutte le ragazze, ma le ha studiate e ha criticato. Enrico? E con quale voce sempre? No, secondo me questa a casa. Cioè, di una cattiveria... Veramente, guarda. Fuori ogni discussione. Sembrava, dico, ma chi è? Adesso non sono un mostro, cioè però... Ho cercato, essendo qua come giurato, di fare le cose fatte bene. Un po' severo. E poi un po', insomma, essendo loro belle, io brutto, un po' sono incattivito, ecco. Un po' severe. Bruce, come sta andando questa serata? Tu cosa dici? Alcune eliminate, alcune stanno continuando. Dimmi un po' il tuo parere, da presidente di questa giuria. What a night. Che serata, che programma. I have never seen more beautiful women non in one place in my entire life. Tante donne così belle insieme in vita mia. I think we should just... No, thank you. Grazie. Lo dice davvero, non è un complimento, perché lo dice anche con me, e quindi lo sta è dicendo, un complimento, è una sua reazione vera questa. Bene. Sta votando bene la giuria. It's very difficult right now. I mean, from this point forward, it's all. Da questo momento in poi, davvero. Women have all won. I mean, for me, these all. Per me. All five of them have all. Tutte have le cinque. Le cinque finaliste hanno tutte vinto, so secondo me. Now. Quindi è difficilissimo adesso fare una scelta. Ma devo aggiungere, se tu sei d'accordo, che tutte 101 sono meritevoli del titolo di Miss Italia. Anche se soltanto una. Assolutamente sì. Una. Assolutamente anche sì. Hai perfettamente ragione. Sarà un po' che io
In questi giorni sono stato sempre con loro, ovviamente un po' di giorni che stiamo insieme, ho cercato di essere un po', non so se ci sono riuscito, ma ho cercato di essere un po' un fratello maggiore, uno zio, un babbo no, un nonno, uno zio, e quindi spero di esserci riuscito, spero che abbiate apprezzato tutto l'affetto e la serenità con la quale abbiamo cercato di lavorare questi giorni. Ma tra le cose importanti da vedere a questo punto sono le nostre 5 ragazze con degli abiti creati per l'occasione da Mariella Burani. Eccole. Eccole qua, le 5 finaliste del concorso di Miss Italia 2005, ricevono l'applauso totale del palazzetto dello sport. Solo una di loro diventerà la nuova regina della bellezza italiana. Solo una stasera sarà incoronata Miss Italia. Continuate a votare, guardatele bene, adesso voglio giocare con ciascuna di loro, iniziando dalla numero 002. Vieni qua con me, eccola qua. Vogliamo vederle scherzosamente alla prova di attrici, quindi ho bisogno del vostro silenzio assoluto. Vi faremo vedere, abbiamo scelto 5 grandi film di Hollywood. Il primo è Storia di noi due, di Rob Reiner, del 99, con Bruce Willis, wow, e Michelle Pfeiffer. Vediamo la scena di questo film, tu la dovrai interpretare, ovviamente dovrai interpretare il ruolo di Michelle Pfeiffer. Okay. Guarda, Eddie. È ovvio che tra te e quella donna ci deve essere qualcosa, non mentire! Stavamo solo chiacchierando! Ma quando mai? Perché non sei venuto a parlare con me? Mamma, sei
Sì, vengo subito, tesoro! Allora, organizziamoci. Lì, in quel gobbo, che non... tu ci leggi? No, guarda, sì. Possiamo portarlo un pochino più avanti, grazie, così riesce a leggere meglio. Ecco, Enrico! Ti dice... Adesso dobbiamo scegliere chi potrebbe fare questo ruolo, che nel film è stato di Bruce, potrebbe interpretarlo, non so, chi dite? Tonon. Vieni. No, Bruce deve giudicare, va bene, ok? Ma che devo fare? Devi fare, guarda, devi dire, stavamo solo chiacchierando. Solo chiacchierando. Capito? Vai. Sì, lo faccio allora, senza interpretazione. Dai un altro microfono. Giasso. Prendi rapidamente quello che è lì, dai. Un microfono, rapido, veloce. No, faccio tutto io con questo, dai, non importa. Vai, faccio vai. Anche il regista, vieni. Attenzione, faccio dai, tutto. Dai ragazzi, vai. Su. Pronti? Chuck, prima. Ma è ovvio che fra te e quella donna ci doveva essere qualcosa. Stavamo solo chiacchierando. Cioè, hai detto in un modo, l'avevi detto prima ho Bruce Willis. Ho capito, va bene, non mentire, vai, dai. Ma quando mai? Perché non sei venuto a parlare prima con me? Aspetta, c'è il bambino, non lo devi dire te. La voce del bambino ce lo fa Loretta Goggi. Mamma, ho sete, mi porti un po' d'acqua? Momento finale? Sì, vengo subito, amore mio, aspettami. Brava! Bruce? Grazie, Loretta. Bruce, un voto per l'interpretazione femminile? Dai un voto? 10. A quella maschile? No comment, ha detto. No comment. Grazie. Beh, un vestito molto carino. Grazie. Numero 003, voi guardate le nostre ragazze. Per lei abbiamo scelto una scena di Harry, ti presento Sally. No, quella scena che avete pensato voi. Non quella, quello che ha preso la signorina. Rob Reiner ancora come regista, e del 99 ci sono, dell'89, Meg Ryan e Billy Crystal. Guardiamo la scena del film. Presto avrò 40 anni. Quando? Tra 8 anni. Ma non è tanto! Non lo sai che una 40 anni è in un vicolo cieco? Ecco. Mi date dei fazzolettini? Dei fazzolettini, ce l'abbiamo? C'è nessuno ha dei fazzolettini? Cioè, eccoli qua. Eccoli. Grazie, Enrico, sei grandioso. Allora, direi che questa scena la potrebbe interpretare chi, secondo voi? Ditemi. Chi è giusto per fare questa scena? È una domanda? Tonon, vai! Uno a caso, vai! Vediamo se questa mi riesce meglio. Vai, no. Qui devi dire, quando... No, tu devi... Aspetta, Tonon, senti a me, prima cosa, ci vedi? Io perché... vedo, allora io no, vedo... Perché mi sembra allora, che... lei è il rosso e io sono il nero, perfetto, giusto? Bravo. È già un bel passo avanti. Vai, pronti. Dai, fuori. Quando? Devi dire quando. Attento, io, deve dirlo lei. Lo tengo io questo, vai. È presto, avrò 40 anni. Quando? Come quando? Tra poco. Tra 8 anni. Ma non è tanto. Non lo sai che uno a 40 anni è in un vicolo cieco? Molto bene! Grande interpretazione! Per Valentina, Fioretta, diamo un 10 per l'interpretazione femminile. No comment per quella maschile. La Mari non ha detto no. È adorabile come ragazzo, grazie, non come attore, no, grazie. Andiamo avanti, grazie. E che me ne faccio? Andiamo avanti. Numero 44. Allora, per te c'è una scena della Maschera di Zorro del 98 con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones. Vediamo la scena che dovrai ripetere.
vi arrendete? Mai. Però potrei urlare. Capisco. Talvolta faccio questo effetto. Eh? Beh. La faccio io. Cosa? La cosa? Faccio io. No, lo scelgo io. Non hai il physique du rôle. Non hai il physique du rôle di Banderas. Perché mi manca la maschera, però è il fisico. Abbiamo la maschera? Dammi la maschera, grazie. Ecco. Io, secondo me... Gabriel Garco! Hai capito, sì? È certo. Vai. E io faccio il mio dopo, ragazzo a casa si starà coltellando. Capito? Sei fidanzata? Vabbè. Okay, sì, ma chiamate, ma fermi, ma mica fino... Io lo dico io il ciac quando bisogna fermare tutto. Vai, Zorro. Ma ci leggi, Garco? Ci leggi così? No, giralo. Così ci leggi? Giralo. Eccolo, tieni, giralo. No, così! No, come? Invidioso. Ah, eccolo, via. Pronti? Fermi. Giralo. Ah, scusate, che oggi proprio... Vai, questo, vi arrendete. Ma inizio io? Sì. No. Non l'ho sentito che lo diceva. Vai. Vi arrendete? Mai, però potrei urlare. E che vai subito? Aspetta un attimo. E che? Erano vicini. Vai subito al sodo. Capisco, talvolta faccio questo capisco, effetto. Capisco, a volte faccio questo effetto. Sì. Sì. Guarda che lei... Voilà! Grazie Gabriel. Altra scena, grazie. Altra scena per Anna, vieni Anna, guarda bene questa scena che è da Gilda, Rita Hayworth e Glenn Ford. Guarda, cosa dovrai fare? Otterrò l'annullamento, non ho bisogno di nessuno. Glenn Ford non te l'ha detto? Che l'annullamento non esiste in Argentina. Io lo avrò ugualmente, lo avrò, otterrò l'annullamento, lo avrò, certo che lo avrò, lo avrò. Brignano! C'ho da fare! No, veramente, io sto andando via. Vuole fare con te ma questa volentieri. Scena! Guarda, io c'ho... dai, la deve fare con te! C'ho la macchina... Ma che macchina? Sei il più Glenn Ford di tutti, vieni! Sì, d'accordo, però... Pronti? Aspetta, can I see your hands, italiana? Please? Yes. Belle però grandi, loro sono americani. Ammazza che pronto? Qui ne ho. Vai. Stava così lui. Te le do, Ma dopo? Prima inizia con otterrò... Stanford non... Otterrò l'annullamento! E non mi ricordo più niente. E guarda là. Non ho bisogno di nessuno. Non ho bisogno di nessuno, io te suggerisco. Ti suggerisco io, vai. Otterrò l'annullamento, non ho bisogno di nessuno. Non te l'hanno detto, Stanford, che in Argentina non vale il divorzio? Lo avrò ugualmente. Io lo avrò ugualmente, lo avrò! Aia, Più forte! Dai, più qua, forte! Qua. Schiaffo, lo avrò. Qua, schiaffo. Lo avrò! Questa volta... Grazie, Rick. Sei un amico. Grazie. Dopo ci vediamo, dopo... Devo dire, Bruce, interpretazione da Oscar per lei, ma anche per lui. No, that was fantastic. È stato fantastico. Fantastico assolutamente. L'unico che mi capisce. Vieni qua, Bruce. That was unbelievable. Incredibile, sei stato incredibile. E adesso, la numero... la numero 65... Dove sei? Allora, torna un film Die Hard, 58 minuti per morire. Attenzione, protagonista Bruce Willis. Tesoro, credevo che non ti avrei più rivisto. Anch'io pensavo la stessa cosa. Oh, ti amo tanto. Ho sentito che c'erano dei terroristi all'aeroporto. Ah, sì, l'ho sentito anch'io. Insomma. Bruce, vuoi interpretare tu direttamente? Ah! Come? Aspetta. Un vantaggio troppo grande. Aspetta, giusto. Il direttore giustamente mi fa notare che sarebbe un vantaggio troppo grosso per lei rispetto alle altre, quindi mi sembra giusto, non... tu guarda e basta.
Devo dire allora che questa parte può interpretarla... Crepè! Crepè no, crepè no. No, guarda, io la farei interpretare di nuovo a Enrico Brignano, che dopo aver preso lo schiaffone può fare la parte anche... Che va un po' di sangue. Che avete un po' di sangue? Eh? Avete un po' di no, sangue? No, pensavo ti fosse uscito dallo schiaffone di prima. No, ancora no, però no, vai, è tutto pronti? Viola. Tanto avviciniamo. Aspetta, dopo c'è. No, perché io per avvantaggiarla, capito? Vai. Chi è che aspetta? Chi è il nero? Nero tu. Oh tesoro, credevo che non ti avrei mai più rivista. Anch'io pensavo la stessa cosa. Oh, ti amo tanto. Vai. Ho sentito che c'erano dei terroristi all'aeroporto. Ma l'ho sentito anch'io, ma non ci ho fatto caso. Molto bene, molto bene. Gran bella prova. Molto bene. Grazie, grazie. Alle ragazze che così, senza sapere niente, è chiaro che non avevamo fatto vedere le scene, è chiaro che è tutto spontaneo e naturale. Vediamole. Un'ultima carrellata, giusto il tempo per dire, durante questa carrellata finale, il mio... Non c'è la carrellata, non importa, lo dico io. Stop al televoto. Così, senza carrellata. Stop al televoto. Stop al televoto, sta per arrivare il verdetto. Nel frattempo però io approfitto per un secondo, mentre arriva il verdetto, per salutare il sindaco di Salsomaggiore, il dottor Giuseppe Franchi. Ancora una volta grazie, caro sindaco, di ospitarci e dell'affetto che tutta Salso ci ha voluto regalare. Grazie. Eccoci qua, siamo là. Senti, volevo dire, signor sindaco. Senti, sì, ci siamo tu però. Ho notato che in questo periodo a Salsomaggiore ci sono un sacco di matrimoni. Cioè, spesso molte giovani coppie vengono a sposarsi qui a Salsomaggiore. Quindi non è soltanto terme, congressi, benessere, relax, di maggiore, ma ci sono anche tutti questi matrimoni. Ma vedi, la intrigante frequentazione tua di questo posto ti fa testimone assolutamente credibile ed efficace. E curioso. Hai scoperto questa storia che è molto interessante. È vero, come mai? È verissimo, in effetti molte coppie vengono a Salsomaggiore anche dall'estero per convolare. Ma la cosa è molto bella perché il matrimonio, famiglia, vita e le terme curano tutti gli stadi della vita. Tabiano, il respiro, lo sai, e Salsomaggiore la vita, prima del concepimento fino alla vecchiaia. E quindi ecco che... sei atteso sempre. Perfetto. Complimenti, grazie a tutti. Allora, grazie sindaco, ancora grazie a tutti gli abitanti di Salsomaggiore di Tabiano che ci hanno ospitato. Allora, il verdetto, questa lunga serata sta un po' andando alle lunghe, ma tra poco cercheremo, sicuramente lo faremo, diremo il nome della nuova Miss Italia. Ecco il verdetto, ancora qualche istante. Ma sai che faccio io nel frattempo? Tanto vi ho presentato tante belle donne, vi presento quella che rappresenta la bellezza italiana nel mondo. Mara Morelli, Miss Sash. No, Miss Sash, senti io. Volevo dire Miss Modella 2, ma... Modella. Allora, lei, dimmelo te cos'è. Miss Italia del mondo 2005. Chi ha presentato Miss Italia del mondo? Carlo Conti. Per quale anno? Il numero? Quarto. No, ottavo. Per l'ottavo anno ho presentato Miss Italia nel mondo e a giugno ho eletto Mara Morelli, Miss Italia nel mondo 2005. Una ragazza italiana, di origine però... Filippina, perché la tua mamma viene dalle Filippine. Esatto. Le emozioni di questa sera le hai rivissute? Sì, veramente tanto. Sì? E ancora adesso. Vogliamo tornare indietro? Vogliamo fare anche Miss Italia poi? Non è possibile. No. Non è possibile, va bene così, grazie. E grazie che mi avete consentito di scherzare con voi. Tra l'altro il grazie si estende a tutti gli sponsor che sono un motore fondamentale con, tra l'altro, i rappresentanti in qualche modo di Miss Italia, gli agenti regionali che in tutta Italia appunto portano avanti il concorso nelle singole regioni. Ecco il verdetto, sta per arrivare, Eleonora è pronta. Questo è il verdetto attesissimo che ci dirà il nome delle tre finaliste. Numero 60. Anna.
per te, Miss Italia. Continua. Vieni, Anna, vieni. Vieni qui con me. Numero 44. Serena, per te, Miss Italia, finisce. Anche in questo caso è l'applauso fortissimo. Bocca al lupo. Numero 65. Pamela, per te, Miss Italia, continua. Pamela, vieni, vieni. Vieni qua con Anna. È chiaro che una di loro due andrà avanti, l'altra no. Io vi dico chi tra Edelfa Chiara con il numero 2 e Valentina come il numero 3 continua tra loro due, la numero 2, e Valentina lascia. La corsa verso il titolo di Miss Italia. Vieni. Tu raggiungi le altre. Detto bene, sì. Sì, ho detto bene. Continua Edelfa e va via Valentina, che riceve però l'applauso straordinario di Salso Maggiore. Eccole qua. Eccole qua. Le tre finaliste. Fra un po' vi dirò chi è la terza e riapriremo il televoto per le altre, ok? E riapriremo il televoto per le altre. Guardatele ancora, scusami Maurizio, se vuoi inquadrare ancora le ragazze che sono lì una accanto all'altra, adesso si sposteranno perché, come d'abitudine, grazie anche ancora una volta a Mariella Burani, che ringrazio, c'è un quadro moda dove tutte le protagoniste, escluse loro tre che si vanno a preparare, andatevi a preparare, dai che hanno bisogno di voi dietro le quinte, da quella parte, perfetto, scusate ma sono gli ultimi istanti, sono molto frenetici. Dicevo, grazie appunto a Mariella Burani, ha realizzato proprio per Miss Italia questi abiti, queste 101 protagoniste che ancora una volta saranno per voi protagoniste di questo quadro moda finale. Siete pronti? Eccole. Musica, musica, maestro.
Fantastiche! Brave! 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 Eccole qua, le vere protagoniste di Miss Italia. Loro, indipendentemente dalla vincitrice, questa edizione è stata caratterizzata dalla loro forza. Brave, brave, brave. Tra l'altro, questa, lo possiamo dire tanto, è la prima volta che questo quadro coreografico finale viene fatto in diretta, grazie a una straordinaria professionalità anche del gruppo di Lalla, delle Simonetta, di Lalla Simonetta e Simona Cagnoni. Eccole là. Bravi ragazzi, bravi tutti, che hanno coordinato come sempre i movimenti delle nostre ragazze. Dal vivo. Tra l'altro poi, ora che siete state, ci avete messo una grinta in questo balletto che non l'avevate mai, mai messa. Brave ancora. Oh, dove sono le tre finaliste? Dove sono? Eccole. Rivediamole con una musica che permette loro di scendere qua e vi dirò chi è arrivata al terzo posto. Dopodiché apriremo il televoto per le altre due. Prego, scendete. Fermeli, devo dirvi che arriva al terzo posto, terza classificata, e poi daremo nuovamente il via al televoto tra le prime due. Terzo posto, terza classificata Miss Italia 2005 con il numero 65, Pamela Camassa. È al terzo posto. Pamela. Sta accadendo di tutto sia dietro le quinte che qua, è chiaro che è un momento. Pamela, questo applauso è tutto per te comunque. Hai onorato la tua regione, la tua famiglia, il tuo fidanzato e soprattutto te stessa. In bocca al lupo per tutto. Ti auguro un musical meraviglioso. Ciao, in bocca al lupo. Terzo posto. E a questo punto, eccole le due finaliste. Una di loro due sarà Miss Italia 2005. Do il via al televoto. In gara la numero 002. Ed Elfa Masciotta, per gli amici Edi, e la numero 060, Anna Munafò. Ecco. Votate, via il televoto, 16477, il rush finale, molti commenti studio. Come al solito, come sempre avviene a Miss Italia, c'erano delle favorite, magari non sono qui, c'erano delle vincitrici annunciate, non ci sono, perché questo è il bello di Miss Italia. Loro due che sono in finale. Adesso facciamo un'ultima rapidissima prova, mi scusa mio Maurizio, ma devo correre rapidissimo da queste parti perché voglio, se tu, ecco, vediamo ancora le ragazze, andiamo con un fuoco incrociato di domande su di loro, chiedo un po' di silenzio in studio, grazie, perché facciamo sile iene un fuoco incrociato di domande per voi. Allora, così gli amici da casa potranno ancora avere degli elementi per votarle. 002 060 16477. Una di loro due sarà la nuova Miss Italia. Allora, quanto sei alta? 1,76-77. 1,76 e mezzo. Ok. 1,77. Quanto pesi? 55 kg. 58. Di che segno sei? Acquario, ascendente Capricorno. Ariete. Il tuo piatto preferito? Le tagliatelle alle crudité. Quelle che fai? Sì. Le lasagne della nonna. Come dormi la notte? A testa in giù, muovendo il piede sinistro per addormentarmi. E mi piace cullarmi prima di addormentarmi. Qual è la domanda?
Come dormi la notte? Come dormo? Sul lato sinistro. Cosa indossi quando dormi? Un pigiamone enorme con un orso grande sulla pancia. Gli slip, le mutandine. Va bene, cosa hai sognato questa notte? La scorsa notte, cosa hai sognato? Non ho sognato niente. Non te lo ricordi? No, non me lo ricordo. Tu, Anna? Di coronare uno dei miei più grandi sogni. Quale? Quello di vincere Miss Italia. Cantami una ninna nanna. Buonanotte, buonanotte, dormi dolce tesoro. Basta così, vista l'ora. Dormi tu, ma sta così, il tuo idolo, se c'è. Bruce Willis. Il tuo idolo. Jean-Claude Van Damme. Sei fidanzata? Sì. Con chi, come si chiama? Si chiama Franz. Tu? Assolutamente no. Una parolina dolce. Cioccolato. Amoruccio mio. Fai una faccia buffa. Fai una faccia buffa. Fammi una faccia arrabbiata. Fai una faccia arrabbiata. Il viaggio dei tuoi sogni. Viaggiare tutta l'America. Viaggio dei tuoi sogni. Girare tutto il mondo. Con chi? Con il mio fidanzato. Con chi? Con il mio cane. La tua squadra del cuore. La Juve. Accidenti. La tua squadra del cuore. Juventus. E allora. Il tuo portafortuna. È un pupazzetto a forma di alce. Il tuo? Il mio è un pupazzo lungo un metro con la forma di un serpente. Il tuo motto, se c'è un motto nella vita, ce l'hai? Incrociamo le dita. Tuo? Volere e potere. Un urlo di gioia. Vai! Un urlo di gioia. L'ultimo appello. Rivolgiti agli amici da casa che ti devono votare, dai. Votatemi perché sono così come mi vedete, come mi avete visto fino ad ora e vi ringrazio tanto, grazie. Io credo che in questi giorni abbia fatto vedere quella che sono veramente, quella che sono a casa, quella che sono stata qua, per cui se vi ho convinto, se vi sono piaciuta, alzate la cornetta e chiamate. La tua regione è? Piemonte. La tua regione è? Sicilia. Guardate il caso, ci porta nelle ultime edizioni una Miss Italia siciliana, Francesca Chillemi, una Miss Italia piemontese, Chiara Chiabotto. Sì, è Chiara, Cristina Chiabotto. Perché anche Chiara era piemontese. Mi diverto a scherzare stasera con Cristina. Attenzione, dovete sfilare, prego. Musica per l'una e per l'altra. Prendo tutto io, stasera faccio tutto. Inizia ed Elfa, Masciotta, per gli amici Edi. È una sfida tra il Piemonte e la Sicilia. È una sfida comunque italiana, della bellezza italiana. Votate ancora qualche istante, 16477 e poi il numero della Miss che avete intenzione di votare. Anzi, il numero della vostra Miss Italia. Una di loro due sarà incoronata tra poco Miss Italia. Mentre voi continuate a votare, noi facciamo un viaggio. Un viaggio nell'universo femminile. È l'ultima tappa, grazie a Linda Collini. Cosa rende una donna romantica? I suoi sogni e il linguaggio del cuore. Stasera vale ogni forma di romanticismo. Ci ispireremo al passato e guarderemo al futuro. La parola agli esperti.
Affascinati dal passato, ci siamo ispirati all'epoca barocca. Capelli ricci e ramati dalla straordinaria lucentezza. Per un'acconciatura eccentrica che sembra una nuvola da sogno. Anche la nostra è una donna romantica ma all'avanguardia, che sogna ma con il suo stile guarda al futuro. Un'acconciatura fuori dalle regole, con volumi incredibili. Per interpretare Ricci come non li avete mai visti. Cosa abbiamo imparato da questo viaggio? Che il fascino di una donna si intreccia sempre con la bellezza dei suoi capelli. Eccoci. Allora, qua ci sono le due finaliste, una di loro due diventerà Miss Italia. Approfitto proprio con loro e tutte le altre che sono dietro a noi, che stanno rumoreggiando per questi attimi finali, per ringraziare sia i truccatori che gli acconciatori dietro le quinte che hanno lavorato in questi giorni con grande impegno, e tutte le professionalità in generale, le assistenti delle ragazze, la nostra redazione, un direttore della fotografia straordinario come Fabio Breda. Bravo Fabio. Allora ragazze, voi spostatevi qua, da questa parte, mettetevi lì a aspettare, perché io vi presento coloro che hanno già conquistato i titoli, quelli che io chiamo, non mi piace definirli minori, ma satellite, all'interno del concorso di Miss Italia. Tra queste, eccole qua, dovrei avere un elenco, se gentilmente me lo portate, io intanto vi presento le ragazze che hanno ottenuto i titoli minori, partendo, vediamo se trovo il mio elenco, non ce l'ho, anzi, vabbè, glielo faccio raccontare direttamente a loro, così si fa prima. Allora, Miss Cinema 2005. Vera Sant'Agata, buonasera. Buonasera, Vera. Allora, Sara, tu hai due doppia faccia. Sì. È Miss Eleganza e Miss Chi. E Miss Chi, doppia faccia, due ne ha vinte. Vediamole tutte e due. Puoi indossare anche quella di Chi. Vai. Una e l'altra. Così tutte e due. Guarda, te le metti così, così si vedono tutte e due. Perfetto. Miss Cotonella 2005. Buonasera a tutti. No, e non salutare, ormai ci siamo salutati. È tutta la sera che ci salutiamo. Nome? Denise Maria Di Matteo. Bene. Miss Sash, modella domani 2005. Desiree Noccherini. Desiree. Miss Bioethic 2005. Francesca Fioretti. Miss Deborah 2005. Valentina Avanzi. Miss Moda Marre, Laura Blu, by Refec 2005. Pamela Camasco. Miss Bella 2005. Giuliana Adami. Miss Leicard di Agos 2005. Matilde Siracusano. Miss Rocchetta Bellezza 2005. Silvia Sera. Ancora altri titoli, per esempio Miss Sorriso AZ 2005. Claudia Fiorentini. Un po' storta, un po' storta. Miss Mila, ragazza in gambissime 2005. Gloria Tonon. Poi abbiamo Miss Televolto 2005, Lea Foscati. Monica Riva. Miss 3 2005. Federica Camperchioli. Poi ancora Miss Ragazza Moderna 2005. Valentina Barbuti. E grazie anche a Ragazza Moderna che ha seguito anche quest'anno il concorso e ha voluto questa fascia, come del resto il settimanale Chi. E poi Miss Miluna 2005. Ed Elfa Chiara Masciotta. Queste le nostre ragazze che hanno già conquistato i titoli, ma adesso le protagoniste sono loro due. Guadagniamo il centro del palco. Devo dire stop al televoto. Prego, andate lì al centro, ragazze.
stiamo in attesa di conoscere la nuova Miss Italia. Nel frattempo, per premiare la vostra bellezza, ecco, offerto da Acqua Rocchetta, un esempio di arte italiana. Le donne raffigurate in questi piatti meravigliosi rappresentano le tre grazie che con l'acqua donavano la bellezza e il fascino alle giovani donne. Questo piatto è stato eseguito per l'occasione dai maestri ceramisti di Gualdo Tadino, secondo le tecniche e i disegni di Mastro Giorgio, che nel 1524 realizzò l'originale, attualmente conservato al Victoria e Albert Museum di Londra. Un ricordo di grande valore artistico che si aggiunge al ricordo di questa indimenticabile serata. Questo a tutte, uno per uno, alle nostre Miss. Gli altri premi, i premi che vanno a Miss Italia: un gioiello offerto da Miluna, 75.000 euro in contratti di lavoro offerti dagli sponsor. Ho ringraziato le luci, ho ringraziato la scena di Sabrina Frontanilli, la squadra dell'Esterna 2, Paolo Lodovici, ma con tutte le altre, tutta la redazione, tutto il gruppo di lavoro. Veramente con grande affetto i telespettatori di Rai 1 che hanno dato tanto, tanto a queste ragazze, perché sapendo che c'era un ascolto così alto hanno avuto ancora maggiore entusiasmo. Io ringrazio tutti in generale, tutti i grandi professionisti che ci hanno aiutato, i fotografi, i giornalisti che hanno seguito. Grazie alla giuria tecnica, un grazie particolare alla giuria tecnica, a Loretta Goggi, straordinaria artista che ha presieduto questa giuria tecnica con grande professionalità. Grazie, grazie. Di votare, eh? Io e te, tu e io e te, basta, no? Grazie, grazie. Posso grazie. Ringraziare certo, certo. Tutti i membri della giuria: Gianni Brezza, Cristiane Filangeri, Paolo Crepet, Fioretta Mari, Stefano Reali, Silvana Giacobini e Robin, che è anche un fautore della bellezza di tutte queste ragazze. Grazie, ciao. Loretta, grazie. È proprio con un in bocca al lupo a tutti e un grazie. Chiedo al professor Crepet. Ma adesso, un po' a consuntivo, ci sono 101 ragazze, le hai studiate, le osservate. Sì. In poche parole, che idea ti sei fatto di questo spaccato della gioventù italiana? Splendido, tranquillo, una pezzo d'Italia finalmente così gioiosa, che ha voglia di scherzare, di giocare, ma anche di fare delle cose serissime, perché adesso da qui inizia una carriera probabilmente, quindi... E poi mi piacciono, posso dirlo, mi sembrano proprio lo spaccato dell'Italia. Non c'è solo una, c'è una bellezza classica, c'è un volto nuovo, c'è una simpatia, c'è tutto. C'è tutto. Splendido. Proprio. Grazie. Bisognerebbe tenerle assieme, bisognerebbe fare un... è impossibile, una sola deve entrare Miss Italia. Allora, Cristina, tra un po' dovremo dare la nuova fascia. Io ringrazio anche alla giuria di questa sera, ringrazio tutti i componenti. A Enrico Brignano in particolare, tuo nonno, a Emilio Fede, a Vanessa Incontrada, Ilaria, grazie, in bocca al lupo per il tuo lavoro, grazie a Gabriel Gag, a Anna Falchi, grazie di essere stata con noi. Devo dire ancora grazie per tutte le cose che la famiglia Merigliani ha voluto fare anche quest'anno intorno al concorso Miss Italia. Brava Patrizia Merigliani per la mostra delle corone, delle ex Miss degli anni passati, e brava per questa mostra dedicata sia a Dino Villani che a tuo padre, che è appunto la mostra da Dino Villani, l'origine del concorso, con 5.000 lire per un sorriso, fino alla Miss grazie. Italia di Enzo Merigliani. Io soddisfatta sono, di questa siamo, edizione? Siamo emozionatissimi, c'è una tensione bella questa sera. E c'è sì anche un po' di lotta tra le ragazze, un po' di lotta tra il pubblico, no, tra le ragazze, no, scusa, tra il pubblico, perché io capisco che ognuno ha la sua beniamina, ma insomma è un gioco, bisogna giocare. E una basta. Deve vincere, questo è poco ma sicuro. E un grazie speciale a questo straordinario presidente di giuria, Bruce Willis. Grazie Bruce di aver giocato con noi. Allora, abbiamo il verdetto. Intanto vi dico grazie, il nome dell'ultimo vincitore, grazie a Roberta ed Eleonora che sono state con me. Allora, questo collier in oro bianco e diamanti di Miluna è vinto dal signor Antonio Angeloni di Roma. Grazie anche a lei per aver votato. Il verdetto sta per arrivare. Vorrei Enzo e Patrizia Merigliani con me, Cristina Chiabotto e Bruce Willis pronti per l'incoronazione. Ecco. Enzo, vieni. Complimenti per il tuo abbigliamento, eh? Complimenti, complimenti. Direttore, mi pare un'edizione lunga, ma
Bella. Molto bella, molto ritmata anche come trasmissione televisiva, mi pare che possiamo essere soddisfatti anche della qualità di questa ultima puntata. Adesso vedremo gli ascolti, ma mi pare molto, molto bella. Grazie, grazie di essere stato con noi. Nel Dopo Miss diremo anche il nome o i nomi delle ragazze che Massimo Giletti e Luisa Corna hanno scelto per Domenica In, che è un ulteriore premio a qualcuno di voi. Quindi una di voi avrà l'opportunità di fare anche Domenica In. Allora, abbiamo Bruce, puoi accomodarti dall'altra parte? Insieme a Cristina magari? Ok, sì, sei okay. Pronto? Sì, pronto. Grazie, Grazie. Cristina, abbiamo la corona, sta per arrivare la corona, la fascia, ma prima ovviamente il verdetto, eccolo. Accidenti, che musica allegra. Pa, 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 pa. In piedi, in piedi. Miss Italia, magari se andate dalla parte, ecco, se potete andare a dare la corona a Bruce e la fascia, grazie, il gioiello a Cristina, grazie. Se no, Miss Italia 2005 è con il numero 2 ed Elfa Chiara. E ancora una piemontese. Ed Elfa Chiara Masciotta è Miss Italia 2005. Bruce. Ecco. Bruce Willis in corona, la nuova Miss Italia. Ed Elfa Chiara Masciotta. Da oggi per tutti Edi Masciotta. Solo grazie, la fascia. Grazie Bruce. Tutto per l'edizione 2005, ancora una nuova straordinaria bellezza italiana incoronata a Salso Maggiore. È lei. Buonanotte a tutti, ci vediamo tra poco al Dopo Miss, grazie. Arrivederci da Lei Card di Agos, Laura Blu by Refek, Sash.